E buonasera, quanto siete belli, come state? Allora, mi metto già a preparare la cover, le cose, per il primo gioco che facciamo intanto io, come state? Eccola! Come John Lennon fare un bed in Gigu Gin, Martin Gingo Gingolin. Ciao culonissima. Allora, appunto, adesso mettiamo un po' la grafica. Devo solo scegliere quale. Perché ho fatto un po' di grafichine nuove. Allora, prepariamo grafica. Poi la cover. Ciao Nevada, come stai? Allora, quasi tutto pronto. Quasi. Adesso mettiamo la grafica. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Eccoci qua. Allora, adesso rispondo a tutti. Fatemi solo sistemare la grafica, prima cosa. Allora, devo solo spostare un po' di cose, ma ci sono, non vi preoccupate. Allora, NES controller. Perfetto. Fatemi ridimensionare le cose, tanto avete pazienza, no? Nel frattempo facciamo due chiacchiere. Allora, ero sotto la doccia, ho capito. Ciao Marco! Scusate se non vi ho salutato al volo, ma cosa è successo con Monkey Island? Che l'ho droppato, no? L'ho droppato, tutto lì. Non c'è molto da aggiungere. Non fa per me, mettiamola così, dai. Sarà un capolavoro per chi vuole, ma è un gioco che non fa per me. Non mi piace come è impostato. Ciao Cappino, è la verità. È la verità. Droppato, sì sì. Non esiste proprio. Scusate se sistemo le grafiche in live, ma mi sono addormentato dopo cena. L'ho fatta io, l'ho fatta. Ok. Ok, dai, direi che così può andare. Mettiamo ancora un filo più basso. Va benissimo. Chiudiamo questo, ci sta. Dobbiamo spostare solo la cover adesso. Fatto sonnellino ti fa bene, per forza. Si finisce per usare tutto su tutto. Perfetto, ragazzi, non io. Non sarò io a usare tutto su tutto. Mi spiace per chi magari era preso, diciamo, bene per quel gioco, ma io assolutamente no. È stato più forte di me. Io purtroppo certe meccaniche nei videogiochi non le digerisco. Non riesco a digerirle. Ok. Direi che ci sta così, direi che ci sta. No, però come dice sempre il buon Yora, lasciamogli un filino di respiro. Un secondo e vi leggo a tutti, che se non faccio adesso questa trasformazione è un casino. Un respiro. È decisamente un po' di... No. Mettiamo di qua, no. No. Ok, adesso vi leggo, arrivo,
Perfetto, ora vi leggo. Allora, questo l'ho letto. Adesso vi recupero tutti, eh. Questo l'ho letto. Ciao Marco, comunque ciao Bert, ciao Gas, ciao Scarax, Alexandra, Annina. Droppato, sì, alcuni enigmi sono assurdi. Mighty Final Fight per iniziare, poi continuiamo Maple Story. Sono ancora sconvolto, Cappino. Lo gioco io in live. Tanto lo so che torni in live, Cappa. Ho sempre preferito Zack McCracken. Perché in inglese la chiave si chiama Monkey Ranch. Ah, state parlando di un altro gioco. È la versione pucciosa di Final Fight, Mighty Final Fight. Ma cosa, mai più. Ma se hai interesse per i generi devi considerare Monkey Island 1 e 2 per la massima espressione del genere, come Scripetta 2 per il picchiaduro. Non per me, Scarax, non per me, mi spiace. Assolutamente non per me. Non per me, non la vedo così. Purtroppo io non la vedo così. Non è che siccome è considerato da tanti un grande rappresentante lo sia anche per me. Ci sono delle meccaniche che non mi sono piaciute, non mi sono piaciute fin dall'inizio, e poi sono andate via via peggiorando. Quando ho visto poi anche l'ultimo ho detto no, basta. Ho detto, io per droppare un gioco ce ne metto, eh. Io ne ho di pazienza, però così è veramente troppo. Hai giocato la settimana scorsa, brava fanciulla. Vedi che quando vuoi non sei una disagiata? Cioè, lo sei, ma non lo sei troppo. È un picchiaduro Final Fight fatto in versione diversa. Sì, in versione pucciosa. Super deformed. Si potrebbe chiamare Mighty Final... Al posto di Mighty Final Fight, si potrebbe chiamare Final Fight SD. Super deformed. Vedrai, sono molto pucciosi, sono. No, devo solo sistemare un paio di robe. E c'è Semo. Perfetto. Va bene, disagiatina. Disagiata a fase, secondo i tuoi tiri al vento. Ale, ti banno tantissimo. Ti banno tantissimo se non la pianti. Fare come i bambini devo fare, eh. Ok, dai. Ci sta il pad così. Dai, possiamo iniziare. Anche Full Throttle, la parte degli scontri in volta era forzata per dire brutta. Il resto splendido. Si possono perdonare certi passaggi fronte al gioco eccelso. Allora, per me non è un gioco eccelso. Full Throttle, poi la parte in moto è semplicemente tre passaggi. Cioè, la provi due o tre volte ed è fatta. Io oggi pomeriggio con quel cazzo di Enigma, me lo ricordo ancora che ho guardato l'ora. Era le 18:16. Ho ributtato l'occhio, erano le 7 passate. 45 minuti per... Nah, ho detto, se siamo fuori, ho detto, ragazzi. Ho detto, siamo fuori. E non c'entra niente che leggevo la chat e cazzate varie, eh. Perché la leggevo, ma comunque facevo le opzioni e tutto quanto. Quindi no. Tipo Virtua Fighter Kids per mamme con gli stessi personaggi? Sì, bravo Marco, bravo, bravo. Però con grafica 8-bit. È esattamente quello. Non perda follower, ma me ne sbatto le palle se perdo follower. Me ne sbatto le palle. Niente, Pezzo mi dice che ci ha giocato ieri a Mighty Final Fight. Bene. È vero che Pezzo mi sta facendo il coso? Con Mighty Final Fight ne vada proprio come... Metto sempre il titolo completo dei giochi che faccio in sequenza. Abbiamo due richieste in codina. Una è di Arcalexo, che è l'audio di Pezzo, sì. Amy non so cosa vuole. All'epoca ci stavi settimane, devi collegare il gameplay all'epoca dell'uscita. Allora, come ho già detto, anche collegato all'epoca dell'uscita per me è esagerato. È esageratamente allungato male. Sono di questa idea, Scarax, mi spiace ma non la cambio. Poi che te ci sia affezionato, tutto quello che vuoi. Io capisco bene l'affezionamento. Eccolo. Io lo capisco molto bene l'affezionamento alle cose, eh. Fidati, però. Quando è troppo, è troppo. Allora, scusate, faccio un attimino un suono. Nel frattempo continuiamo a fare due chiacchiere. Tanto non muore nessuno. Allora, Arcalexo, come stai? Un paio di minuti e ti metto il suono. Devo solo sistemarlo un pochino.
Oh cavoli. Ah, devo convertirlo prima. No, 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 ma stiamo discutendo, infatti. A me quel gioco non mi ha detto nulla. Mi spiace, non ho trovato neanche il personaggio così carismatico. No, niente, bocciato su tutti i fronti. Mi spiace per chi lo ama. Stavo dicendo, è come io quando vi raccontavo di... che ne so, di Street Fighter The Movie, che per tutti è una cavola, è una cagata quel gioco, ed effettivamente è una cagata quel gioco. E non lo metto in dubbio. Per me era fantastico, perché c'era una questione affettiva di mezzo. Analizzato con occhio critico, è un gioco di merda. Punto. Non è che abbiamo molto da girarci attorno, eh? È un gioco di merda. Stop. Tutto lì. Allora, intanto questo suonicino vuol dire che ci siamo. Sto facendo il suono per Arcalexo. Sto facendo intanto che mi sono addormentato. Sono una cattiva persona. Adesso comunque glielo faccio, eh. Allora, Arcalexo è scritto solo con la maiuscola. Nemmeno a me piace Monkey Island. Tutti parlano bene solo perché magari era il primo. Ma signora, io il cane non... Eccolo, ciao Bolfino. Ho paura che mi morda. Il tuo parere non cambia il valore del gioco né come lo vedono gli altri. Ma io infatti non voglio che cambi questo parere, eh. Se a voi piace, giocateci tranquillamente. Io non sono assolutamente né un guru né niente. Il mio pensiero è quello, però, e non lo cambio. Allora, gli diamo un po' di volume, però, gli diamo. Allora, sto pensando una cosa, fatemi pensare. In topic, che clip? Ho la casa invasa da troppi cromosomi X. Perché, bof? Preferisco Maniac Mansion, Jack McCracken, ma son gusti. Cosa posso mettere? Sto pensando una cosa, non vi preoccupate. Ok, direi che così può andare. Ok. Allora, controllo solo i comandi. Ok. Allora, Arcalexo, punto esclamativo Arca con la K, ovviamente. Dovrebbe partire. Ciao Arcalexo, grazie mille per tutta la fiducia e l'affetto che mi dimostri ogni giorno. Sono commosso. Aspetto sempre un invito a cena. Bye. Te lo alzo un pochino di volume, però. Te lo alzo un peluccio di volume, te lo alzo. Allora, Arca. Eccolo qua, alziamo un filino di volume e poi vi leggo di nuovo. Perdonatemi, ma oggi è così. Comunque, ti ho messo anche la frasina. Grazie, Annina. Io a 40 anni mi vergognerei di aver buttato 3 anni della mia vita su Fortnite. Niente. Il bye finale è così sussurrato all'orecchio, per quello che te l'ho alzato un pochino. Street Fighter The Movie per la community di giocatori picchiatura immondizia, ma lo confermo. Lo confermo, però per me è una questione affettiva. Per me è una questione affettiva. Se per tanti, per il 99%, Monkey Island è considerato un capolavoro, fiero di far parte dell'1%. Mi spiace, ma è così. Raffreddata è l'influenza. Che cacchio hai combinato? Troppo bello, però, che hai raggiunto le 66. Sono contento. Quando la prossima emote? Grazie, Boffino. Come dicevo ieri, l'emote la devo fare disegnare da una fanciulla. E questa fanciulla adesso non sta neanche tanto benissimo. Comunque non so i tempi, però ne arriveranno 2 di emote, non una. E saranno 2 mie caricature. Fiero adesso. No, son fiero di far parte dell'1% a sto punto. Sei emozionato, Arcalexo, per questa cosa? Ti sento emozionato. Ti sento emozionato tantissimo. Ti sento emozionato come non mai. Allora, stavo guardando 2 robe intanto. Ok,
dai, direi che ci siamo. A posto. Sto controllando cose intanto, robe, come mio solito. Tu direi, perché non le fai offline ste cose? No, perché le faccio online, le faccio, perché mi piace farle mentre chiacchiero con voi. No, niente. Ok. Non capite significa per... Non puoi fare il 2 per partito preso. Sì, invece, Scarax, se non mi è piaciuto il primo, non posso fare il 2 per partito preso. Ho appena visto questa cover in un video YouTube, quel gioco NES. Ah, ok. Ciao, Anto. A 70 sub, prova Monkey 2. Guarda, sarebbe da money grabber, sarebbe, che comunque io lo sono anche. Però, boh, lo potrei provare 10 minuti e poi staccarlo. Sicuramente non lo faccio tutto. Non, cioè, boh, io poi sono fatto così, Le due ti puoi vendicare di Stan. Quindi, giovane, spammare Roger e zia e mamma e cugine, che così fa la partner no, non mi interessa. Mi interessa avere magari una buona community, che ce l'ho già, e vi ringrazio tutti. E avere magari una media mensile, ma la partner non è assolutamente necessaria. Detto questo, inizia a 70 droppa Monkey 2, esatto, lo gioco e poi lo droppo. Potrebbe essere un'idea questa. Allora, Mighty Final Fight, io me lo sono messo fra i preferiti pure, così ho detto, così lo becco subito e via. Curvatura allo schermo. Oh, eccoci qua. Sì, ma l'ho messo così tanto per, visto che ho raggiunto questo risultato mirabolante, boffino. L'ho messo così tanto per. Io normalmente non ho mai messo il sub count, solo che visto che c'avevo lo slot da sbloccare, per un po' di tempo l'ho messo. Ieri finalmente l'ho sbloccata. Visto che c'ho questo risultatone, la tengo magari per un po'. Dimenticato di aggiornare una cosa, che sennò confondo i titoli. Ok. Poi ho dimenticato di chiudere qua. Oh, che bello. Guardiamoci l'intro. Tu non consiglieresti ad uno che non piace il primo Street Fighter di non giocare a Street Fighter 2? Tra l'altro Street Fighter 1 all'epoca era splendido e innovativo, pure se legnoso. Credimi, l'esempio è molto simile al primo e secondo Monkey. Street Fighter 2 è un picchiaduro. Ed è una cosa, Monkey Island ha una storia da seguire. E sono due cose diverse. Ok? È come dire, ok, mi guardo Rocky 1, mi fa cagare, però mi guardo 2 e mi perdo un pezzo della storia del primo. Cioè, quando c'è una trama di mezzo pesante, le cose cambiano. Questa è la realtà. Questa è la realtà, secondo me. Sono due paragoni troppo azzardati. Allora, andiamo di Guy, ovviamente, che è il mio preferito. Iniziamo. È arrivato il boxaro, è arrivato il boxarissimo. Ah no, non è arrivato, è solo il suono dell'Xbox. Va bene, credo che fosse arrivato il boxaro. Ma aspetta, ma mi è arrivato. Te l'ho detto, Marco, versione kawaii. Ah, è arrivato prima, eccolo, ciao boxaro. Che suono vuoi, boxaro? Non me l'hai ancora detto. Non mi hai ancora detto che suono vuoi. Lo stai dicendo a me. A me lo dovrebbe dire, ma va bene lo stesso. Io lo sto tagliando, niente. Nina, le faccio io ste cose. Nina, vai tranquilla. Ci mancherebbe. Le faccio io. Bella diba. Va come l'ho tagliato al millimetro sto suono. Cioè, diba, non shoutina diba, già fa. Mamma mia, Nina. Annina, ma Annina, ci vuoi provare con me, Annina?
Stai cercando di conquistarmi, Annina, con questi gesti. Con questi gesti un po' così? Stai cercando di conquistarmi? Dimmelo. Parliamone, come nop. Come nop, sì, sto cercando di conquistarti. Bof, che cazzo fai? No, porca puttana. 10. Bof, ma sei matto! Ma sei matto, bof! Madonna! Ma questo è fuori! Ma questo è fuori! Bof, 10 sub! Oddio! Siete non so più cosa dire. Madonna, 10 sub, ma sei fuori come una biglia, sei fuori te. Sei fuori come una biglia! Grazie, bof! Grazie! Io... Scusate! Io non sono ancora abituato a queste cose! Non sono ancora abituato, perdonatemi! Non so... Il numero 60 mi sta sul cazzo! Perché mi hai regalato un abbonamento? Te l'ha regalato Bof, te l'ha regalato, non io. Scusate, datemi un minuto per riprendermi. Oddio santo. Grazie Bof, veramente, ma non dovevi, cioè sono troppe. Non reggo neanche io. Niente, che aveva regalato 10 sub così al volo. Sono un attimino emozionato. Quindi devo riprendermi. Ieri non ce la volevo recuperare. Hai recuperato la grandissima, bof. Hai recuperato la grandissima. Torni nelle tenebre. Adesso ci finisco io nelle tenebre. Mi meriti, sei una persona buona. Boffino, io ti ringrazio, ma come giustamente mi ha ricordato Dibba, ti cago sulla carta, però fermo, basta così, grazie, davvero. Non lo so. Cioè, Boff, hai fatto questo perché vuoi che continuo per forza Monkey Island? Le avrei spese in alcol, quindi meglio così. Non so cosa dire. L'ho scritto anche io, mi criticava a prendere un infarto al mio cardio. Abbastanza, Nina, abbastanza. E devi sapere che io sopra c'ho il coso che segnala le sub, e ho detto che cazzo è. Devo aver fatto una faccia ridicola comunque, Devo aver fatto una faccia ridicola quando le ho viste. Ce la porta Monkey Island, allo con Amy, Gears of War con Amy, No, questa è la messa Bof, credo, per Monkey Island. L'ha fatta agli altri canne che a lui stesso. No, Bof ce l'ha già la sub, è già sabbato da me, ha voglia. Grazie Bof, veramente, grazie.
pure andare in elicottero e mangiarsi 70 caramelle. Sì, l'elicottero, sai, fa rispondere male, Ale. Pensavo che dicevi che sopra avevi la macchina, diceva, ma sarebbe esplosa, sarebbe. E quindi non, cioè, devo fare Monkey Island dopo, quindi? Cioè, l'hai fatto per quello, perché ti sta davvero sul cazzo? Ne avrei messi comunque dove l'ho visto ieri, vabbè. Anche la benzina per l'elicottero ci prendi. Prendo i mezzi pubblici, prendo. Prendo i mezzi pubblici. Non ho ancora capito, Boff, se, però veramente era per, anche per una questione di Monkey Island. Grazie della generosità di tutto, di C-Sub, Dio mio. Però volevo capire se era anche per un'altra... No, voglio Fortnite. No, Fortnite a 200 sub lo faccio, guarda. No, a parte gli scherzi, Boff, cioè... va un po' contro le mie robe, però non vorrei che che è per quello, insomma. Ok, mi sono ripreso, credo. Vabbè, capito. Dopo andremo avanti a Monkey Island, che vi devo dire. Diba, ascolta, Diba, ascolta, ascolta, ascolta. Io ti cago sulla carta, ti cago sulla carta, va bene? Fermi. Fate cazzate. Te ne avrei fatti comunque, perché ho deciso di farlo in sub o in beat. Guarda. Va bene comunque, anche se non le facevi, Boff, sai che sei graditissimo, sono tutti graditissimi a priori. A settembre dovrebbe arrivarmi la mia carta finalmente. Da Emily accetto le sub, da Emi sì, non me ne frega niente. Dagli altri mi faccio i problemi, da Emi accetto qualunque cosa, anche se mi regalano Ferrari. Da Emi accetto qualunque cosa, guarda. Voltati dietro che è una scimmia a tre teste. Perché no, niente, io li uccido, sti due, li uccido. Avrei sempre la sub della Play, ecco. Trend di livello 8, guarda. Ti ho chiesto se eri live, era tutto calcolato. Ah, era già una tua idea, quindi. Quindi sono salvo da Monkey Island, sono salvo. Grazie ancora, Boff. Io continuo questo, poi vediamo. Fatemi dar due pugni adesso. Madonna. Guarda, ma sto ancora un po' intontito. Io con queste cose non me le aspetto mai, a dire il vero. E quando capitano vi assicuro che è un po' una botta, perché fai un po' fatica a metabolizzare. Ma non della storia di Kiss con me. Queste qua erano per Monkey Island. Non metterti in mezzo, te, che hai già tirato fuori Halo l'altra volta. Anche il bot è subato, niente. 32 su... Madonna. Volevo dirvi due curiosità su questo gioco, mi sono un attimo bloccato. Comunque ho sbloccato un achievement intanto. Qua si acquisiscono punti esperienza e quando si sale di livello fai più danno e più energie, bla bla bla. Ok, due cose ce l'ho fatta a dirvele. Io non oso immaginare che faccia ho fatto, però dopo mi dovrò riguardare il VOD. Non oso immaginare che faccia ho fatto. Che poi mi viene anche da ridere, sapete perché? Perché io ho anche detto, mi sono detto, ma sì, comunque agosto, tanto non ho neanche il coraggio di andare da qualche parte, visti i casini che ci sono in giro, ho detto, ma sì, streamerò tranquillamente, magari qualche sera esco per lo stream, ho detto, ma sì, tanto chi cacchio ci sarà, chi cacchio, niente, mai fatto così. Ti ho detto, cordiato ieri? Sì, me l'hai già detto, di ballo, abbiamo parlato ieri. Ora però non so più che fare per avere il VIP, che mi faccia le tette nel culo, niente. Perdonami, Boff, ma io un attimino... Non ho preso cazzettino che si messe... Ah, il filtro antipop? Ma quello costa 5 euro. Quello costa 5 euro, è la parte minore. Se lo tieni a distanza il filtro antipop non ti serve nemmeno, fra l'altro, con quel microfono.
In un canale servono più le sub, giusto? Se serve tutto, serve, diciamo, serve tutto. Le donazioni sono soldi diretti, le sub arrivano ogni mese così come i bit. Serve un po' tutto, serve, però Twitch se non raggiungi una certa soglia, diciamo che non paga. Un secondo, Annina, un secondo. Ho solo due mani e generalmente una la uso per palpare culi pure. Quindi un secondino e arrivo anche da te. Allora. Ok. Ok, a posto. Vediamo cosa vuole Annina. Sì, che mi vuoi conquistare, Annina, non rompere. È inutile che continui con questa storia. Non ci crede più nessuno ormai. Allora, fatemi controllare solo una cosa, per favore. Cosa utilizzi per l'emulazione RetroArch? Sempre quello uso. Ok. Ho sistemato anche Boffino. Emi però quanti suoni ha? Scusa, ne ha già tre Emi? Emi ha già tre suoni. Ha già. Non mi ricordo più, cavoli, quanta roba c'ha Emi. Grazie, Annina. Allora, comandi. Armi. No, non c'è. Ah no, Emily ha tutti e tre con il video, ce li ha. Ce li ha tutti e tre con il video, Emily. È personalizzabile a livello estetico, ci sono i temi. Ne hai tre, ma sono tutti e tre con il video, però. Adesso controllo. Emily 1, Emily 2, Emily 3, sono tutti e tre con. Quindi questo qua è solo audio. Ma con Claudio di Saracene sarà pranzo. Tanto sono troppo ancora sconvolto per mannare per certe battute, comunque immagino di sì. Allora. User specific. No, l'ho sbagliato. Scusate, faccio anche il suono per lui, così così completo il tutto. Tanto vi piace quando faccio le robe in live. Allora, ok, grazie a Nina comunque, ma so perché l'hai fatto, non mi avrai mai. Ci tengo a dirtelo. Ti illudi, fai cose. Abbassiamo un pochettino. Ok, user specific. Hai fatto anche tu un favore, perché quando la mia ragazza proverà di nuovo a comprarsi delle scarpe con la mia carta, io non ci riuscirei a comprare tantissimo. Niente, niente. Boffino, cioè, sei ovviamente Vippino. Ciao Ken, qualcuno che mi si pigli. Sai cosa possono prendere? Vabbè, niente, lasciamo stare. Amy, non mi ricordo più qual è il suo nome completo. Amy, scrivi così copio il tuo nome. Che facciamo prima? Amy, eccolo là. Bla, niente. Poi mi devi dire da dove deriva comunque. 87. Andiamo così, così, così. Facciamo anche il messaggino. Ok. Punto esclamativo M4. Prego. Così la provi, scritto tutto in lettere ovviamente. Mi ha scritto prima, ma non so se passa. Sì, sei Batman. Ok. Emi è sistemato. Devo solo cambiargli un attimino l'altro comando. Cioè, l'altro comando. Ho dimenticato una maiuscola, ho dimenticato. Io sono perfezionista in queste cose. Perfetto. Ok. Cosa pulita. Perfetto. Grazie a Nina. Grazie a tutti. Continuo. Continuo.
continuiamo con questo. Aia. Qualcuno riesce a fare un collage di tutte le donazioni fatte a Roger, anche perché può servire in caso di ripartita prima. Grazie, Boffino. Ora sì che ti riconosco. No, ma le donazioni ci sono sempre, le clip, perché quando c'è una donazione, proprio donazione, parte la clip automatica, quindi su quello siete coperti. Sulle sub invece no, a meno che non ci sia il VOD della live salvato, no. Questo è un boss e io sono senza energia. Va bene. Però sulla donazione c'è la clip automatica da sempre. È proprio una voce di una cosa di Streamlabs. Quindi sapete dove riprendervi i soldi se vi succede qualcosa che esagerate. Vabbè, ti ho salvato comunque dal comprare le scarpe a tua moglie, dai, mettiamola così, Boffino. Vabbè, può avere il tuo corpo però, è mica cosa da poco. Se usiamo la carta di babbo, sì, dovrebbero esserci tutte le clip. Ma sono cattivi del cartone su corpo umano, più o meno. Ma quella cosa in basso che esce da... sì, Ken. 10 sub, 5 cockerum in spiaggia e quindi poco male. Però sei matto lo stesso, Boffino. Sei mattissimo. Lo squalo si fa le scarpe con la sua pelle. Io uso quella di mammina. Niente. Sì, quelli là che fumano sono del corpo umano. Sono loro. Io quella di mio cugino. Allora, ringrazia tuo cugino, ringrazia. Prossimo suono sarà quella, niente. Mi sta già mirando al prossimo suono. Forse sei il primo ad avere 4 suoni, lo sai? Sei il primo, credo. Comunque sostanzialmente per chi mi ha chiesto la cosa prima, ma ho risposto un po' alla cazzo perché stavo facendo 200 cose. In un canale ovviamente serve tutto, l'unica differenza appunto è che i sub e le bit vengono conteggiate e pagate comunque ogni mensilmente al raggiungimento di una soglia. Invece le donazioni, quelle sono dirette, è quella l'unica differenza. Comunque grazie a tutti, a priori per il pensiero. Io sto prendendo palate da questo intanto. Sono il primo ad avere 4 suoni, sì. Posso chiederti un gioco per il futuro? Cazzo se puoi, Boff. Cazzo se puoi. Ci mancherebbe altro, almeno quello. Basta che non vada troppo contro i miei gusti, si può fare, direi. Dimmi tutto. Ma da fare completo, dici, comunque, perché io tendo a farli completi. Streamlabs la vedo più come una cosa personale. Ma è la stessa cosa alla fine, Bert, cambia solo che certi li prendi in una data e invece gli altri li prendi subito, cambia solo quello. A chi è stato solamente a Resile occupati con un problema. È impegnato con qualche problema. Benvenuto Rodrigo, come stas? Just Dance Star Wars, vabbè, Boffino, credevo qualcosa di un po' più... Non dico retro, però... Potrei mettere il suono di quando non partiva il disco su PS2. Tragico. È disagiante quel suono. Credevo che era una richiesta, fosse una richiesta seria, Boff.
che magari tu dici, guarda che in realtà è una richiesta seria, sono io che non riesco a coglierla forse. L'ansia di Udita Rocco. È arrivato Critichino, è arrivato Scappata, è arrivato il Guerrafondaio, è arrivato. Ma io non ho mai avuto la play che mi ha dato quel problema. Sarò l'unico, sarò? Avevo una fatta, avevo. Non so perché, ma prima ho scritto Fall Guys e mi ha messo in alert il messaggio. Forse non prende la parola Fall. Non sono un guerrafondaio. Cazzo se lo sei! Cazzarola se lo sei! I Zelda mi piacerebbe vederteli giocare. È molto ampio come discorso Zelda. Si può fare comunque, per carità. Si può fare. Guarda, l'unico Zelda che vorrei evitare, boff, l'unico... Io ti potrei anche proporre un'altra roba, ma io l'unico Zelda che vorrei evitare... è Link's Awakening. E tu direi, perché è così figo? Perché lo vorrei poi giocare in futuro su Switch con calma. Oggi sei un affarista. Ah, il tuo GameCube. Oggi Critichino ha preso un GameCube a 15 euro. Grigio. Da piccino mettevo il disco al contrario. Può darsi. Non mi sentivo molto bene oggi, ma cercherò di dare sostegno, fratello. Sai che il sostegno sarà sempre lì. Grazie, Rodrigo. Annina, non è che riesci a ringraziarmi Rodrigo in spagnolo e dirgli una roba carina da parte mia, che io non so un cavolo? Che dice che sta un po' malino, ma è comunque qui a darmi sostegno. Ringrazialo tanto in qualche modo, se puoi. E comunque, stavo dicendo... Non so se è un gioco completo oppure un'espansione, basta. Cosa ha scritto? Ah, ok, di Star Wars. Per Zelda si può fare, dicevo. L'unico che vorrei escludere è Link's Awakening. Dimmi un po' te. Si può fare di tutto più o meno. L'unico appunto che volevo evitare era quello, perché lo vorrei fare poi su Switch. È uno dei pochi per NES che ho giocato. È carino, una versione carina. Grazie Sannina. Grazie Sculona. Quindi boff, indicami te. Panel 2, il 2 non esiste. Daniele Spadoni è un tipo molto pericoloso e mentalmente deviato. Allora è nel posto giusto. Ciao Emu, vado a sfogare il mio odio per il ventilatore su Tekka, rimango all'urcale. Allora boffino, io ti direi, ti potrei proporre questa cosa, visto che non l'ho mai fatto in live. Ti potrei proporre questo qua, poi tu mi dici se va bene o se non va bene, se ti può garbare o meno. Che ne dici? È uscito Dead Premonition 2 per Switch? Non ho idea, non sono ferrato in Switch. Non avendocela, non saprei. Che ne dici, boff? Oppure non so cosa può piacerti. Sono serio, non sto scherzando. Parlare di fare pulizia umana al tempo del Covid. Oddio. Grazie di avermi avvisato, Emu. Lo stavo per scrivere, ma non so se hai letto bene. Questa è la versione DX. Questo qua, in più, oltre allo Zelda classico, ha le musiche su CD, ma soprattutto ha dei filmati in full motion video. È una versione MS1. Il resto del gioco rimane normale. È in italiano, con la patch in italiano, e in più ha una patch per avere i filmati full motion video e le musiche rifatte su CD. Immaginalo come una versione di Link to the Past fatta per il famoso Nintendo PlayStation. Se mi dici che può andare, lo programmo tantissimo. Lo si infila, insomma. Lo aggiungo al backlog. Bella, mo posso leccarti, niente. Che mi dici, boffino, può andare? Questa qui è una versione molto particolare. Gli hanno appunto inserito questi filmati in full motion video, a cartone animato, che non so se sono stati fatti apposta per questo, se... È un... Ciao Arcalexo. Ecco. Grazie mille per tutta la fiducia e l'affetto che mi dimostri ogni giorno. Sono commosso. Aspetto sempre un invito a cena. Bye. Grazie Rodrigo. Grazie Rodrigo.
Devo vedere assolutamente. Ok, allora, ha giudicato? Se mi dici che ha giudicato, io lo metto tantissimo in lista. Se mi dici che ha giudicato, per me va bene. Lo metto, come dire, in programmazione fra i prossimi giochi, che potrebbe essere già domani. Pezza non so dove sia. Magari sta lavorando. Comunque, fino a quando non dice robe simili da me, eccolo qua. Questa manifestazione modifica. È motivo per me. Eccolo qua. È un pezzo dell'audio, sì, è per Arcalexo, così può completare i suoi sogni bagnati. E Boff, invece, per quanto riguarda visto quello che hai fatto, mi pare giusto anche chiedertelo. Per quanto riguarda Monkey Island, non lo so se eri propenso o se ti interessava. Ho l'alert nel cervello quando si nomina Arrivo. Pezzo, mi sento strano oggi e ti comunico che sei salvo. Per adesso sei salvo, ma un occhio puntato su di te sempre. Ma per ora sei salvo. Ciao, pezzo di nerd. Adoro Monkey Island. Dai, dopo lo continuiamo. Tanto dovrei essere comunque oltre la metà, dovrei essere, no? Con il potere... Potete combattimento finale, l'ho giocato per ora giocando molto bene. Ah, hai giocato tanto a Final Fight? E sta qui è una versione super deformed para il NES. Sì, lo so che faccio cagare a parlare spagnolo, lo so, però Rodrigo è tanto gentile e ci provo a dirgli due parole. Mi sa che merito di boss oggi sei salvo. Sì, assolutamente. Ma quale VIP, non esageriamo adesso. Però sei salvo, sei. I miei sforzi non sono stati vani, non proprio, però l'ho finito City in Bellwood Park. Quello mi è piaciuto. Quello mi è piaciuto. Abbastanza. Io sto ancora imparando l'italiano, quindi respect per Roger, niente. Ma quello anche io. Stai giocando a Dark Souls 3, mamma mia. Ecco, io invidio tantissimo chi riesce a giocare ai Souls. Io li invidio davvero tanto, perché mi piacerebbe. Ma come sono fatto io, li droppo male. Io il primo Dark Souls l'ho droppato dopo un'ora. L'ho droppato male dopo un'ora, l'ho droppato. Ma malissimo. Ma proprio male l'ho droppato. Ho detto che cazzo è sta roba. Quando ho visto che non potevo mettere pausa. Ci sei rimasto male per i granelli di polvere? No, è una cosa carina quella dei granelli di polvere, a dire il vero. È molto carina. Ma l'ho aggiornato il counter. L'ho aggiornato, sì. Lo faccio solo perché sono sicuro che Roger poi saprà premiare tutte le fanciulle in like che lo supportano. Quelle le premio fin troppo. Nemmeno nel tuo OnlyFans dove mostri i peli ci sono tutte se sub, vero? Io l'aprirei un OnlyFans quasi quasi. Oh, c'è gente che paga per l'acqua della doccia, della vasca, di quando una si fa il bagno, non vedo perché non possono pagare per i miei piedi. Eh sì, sono rimasto un attimino di merda, pezzo. Ho messo qualche minuto a metabolizzare il tutto. Così de botta. Ok. Quindi Boff era tutto calcolato, il tuo piano. Quindi... se tanto mi dà taglio, se tanto mi dà tanto, la tua donna mi odierà adesso. Mi odia, no? Chiediglielo. Molto simpatico, ma speravo servisse a qualcosa alla fine. Vabbè, erano anche collezionabili. 23, esatto, esatto, Rodrigo. 23. Era in offerta solo $30. Cosa era in offerta $30? Ho le scarpe nuove, per cui ho scelto il male minore, niente. Quindi adesso mi odia, Boff? La tua donna mi odia? Ben chiesto che tu diventassi co-streamer, già tanto che non mi banna. Esatto, però sei salvo. Ah, l'acqua della vasca! Vuoi la mia, Amy? €25. La vuoi?
possiamo metterci d'accordo? Ok, sto ordinando i vasetti su Wish. Che vasetti? Ah, niente. Tienitela, mandami altro, niente. Cosa vuoi che ti mando? 5 ore di differenza rispetto a qui. Ora non fare bravivo perché ha detto che ti salva, perché dovrebbe bannarti, ricordati che lui è il cattivo. Scarax, sai già, vero? A 100 sub facciamo una petizione per la partnership senza media, niente. Se siete un po' troppo gasatelli, a me basta una community che mi supporta, ho perso tantissimo, continuiamo. Andiamo Cody. Così, cambiamo, prendiamo Cody. Ah, te lo fa rifare da capo, ma con i livelli in più te lo fa fare, ecco perché. Io su questa cosa non la sapevo. Comunque qua è proprio Final Fight. Salto calcio e ti pari il culo. È proprio Final Fight. 5, 4, 3, 2, 1, che succede? Cos'è che... No, niente, ero convinto che fosse lost il codice. Va bene, ne vada, mi fido del tuo conto alla rovescia. Ah, guarda di là in salotto con 5 amiche che stanno discutendo di una loro che si è lasciata e stanno augurando la qualunque al suo ex. Boff, mi aggiorni su questa cosa, per favore. Rogerino non è cattivo almeno... Ah, Alexandra, ancora? Ho capito che ti ricatta con qualche clip e con qualche screen. Se solo si ripulisce un po' Twitch dalla spazzatura, magari si sbloccasse un po' la situazione Covid. Non sembra cattivo per via delle sub, ma appena si riprende. Bert, sono un amore. Quando questa carrà, visiterò l'Italia, paese molto apprezzato. Benvenuto, Rodrigo. Ah, ok, grazie, ne vada. Perché non aggiorni 70 su 80? Boff, eh? Vedrai il nuovo gioco di Batman? Fanno la presentazione? Alexandra, mi dici che sono cattivo comunque, almeno non troppo, quando sai che non è vero. Ovvio che ti devo riprendere. Allora sì, il 22 la guardiamo. Che sei anche solo lontanamente bello come Arkham Knight. GG. È arrivato il Rider davvero. Ghost, grazie per il raid. Non ci conosciamo, credo, perlomeno non credo. Che è successo? Un raid, Cipollettino Sexy Fu. Mamma che nome. Grazie per il raid, benvenuti a tutti. Non sarà mai bello quanto Pezzo di Nerd. No, ascolta, io sono più bello di Pezzo, eh. Adesso mettiamo i puntini sulle Y. Grazie a Nina per lo shout. Rock Ghost, fatto Caped. Grazie per il raid, benvenuti a tutti comunque. E niente, ti lascio subito il followino, ti lascio il followino immediato. Come state? Io sto facendo un po' di Mighty Final Fight, la versione deformed di Final Fight, appunto. E niente, poi mi sa che continuiamo Monkey Island, però così a caso continuiamo Monkey Island. Mi sento di fare questa affermazione pesante. Ok, sì, ti ha lasciato il followino, ti ha lasciato. È partito in automatico il raid, va bene, l'avete sbagliato, ma va bene così, grazie comunque. Arkham City è tanta roba, sì, ma è proprio bella la serie, è proprio bella. Stavo dicendo che mi sono preso un motoscafo stupendo, niente. Comunque benvenuti. Io faccio spesso e volentieri retro game. Grazie Pollettino per il follow. Ma faccio anche giochi recenti. Faccio, se siete curiosi, nelle informazioni trovate la tab games con la lista dei giochi che ho finito in live. E siamo a quasi 100 giochi finiti in live.
Stavamo preparando il raid ed è partito prima del dovuto. Va bene lo stesso, grazie comunque del pensiero. No, se presentano il 22 agosto quel Batman lì, lo guardiamo assolutamente in live, ma non si sa ancora l'orario? Sperando che sia un orario compatibile con le mie live, insomma. Mi leggo un attimino. Arkham City è decisamente il migliore, tutti belli, ma secondo me è un capolavoro. Io l'Arkham Knight, l'ultimo che hanno fatto, insomma, per nuova generazione, diciamo, ho comprato anche il Season Pass, perché ho detto fantastico. E vabbè, ho perso. E mi è garbato un casino. Signore e signori, Beppe, ecco, un uomo che ha raggiunto 70 sub senza IRL, già chatting ASMR, grazie a Dio. Senza Just Sense, ma potrei farlo per arrivare a 80, bof, grazie della presentazione. Cioè, ancora tu dici non lo conoscono, diamogli il biglietto da visita, diamogli. Mamma mia. Allora. Comunque, boff, il prossimo che farò è Link to the Past. Non me lo ricordo benissimo, però qualcosa me lo ricordo. Però lo facciamo con i filmati full motion video e tutto il resto. E DC Fandom, ok. Io vado là dalle 21.30 alle 23.30. Oggi ho staccato prima per motivi miei. Da quanto non lo vedevo mai di Final Fight. Era un po' che volevo fareci una partita come si deve. Nonostante dissing che si è sottoposti. Ma non è vero, Bert, cosa diavolo dici? Non è vero. Non è assolutamente vero, io non faccio dissing. Puoi ballare almeno senza cam, niente. Oggi ho preso un gelato. Il tizio non mi ha messo la panna. Dopo mi sento toccare sulla spalla ed era la panna che mi dice: sorry, M latte. Scarax. Vieni qua, Scarax. Vieni, Scarax, non aver paura. Vieni, Scarax, non aver paura. Guardami negli occhi, Scarax. Te la senti ancora di difenderlo? Te la senti ancora di difenderlo? Non lo so. Non lo so. Non so più cosa dire. Non so più cosa dire, veramente. Dagli il VIP, certo. Dopo questa gli do il VIP. Già grazie se non lo banno dopo sta battuta. Vedi che è lui che non vuole essere salvato? Vabbè, Nina ha riso, non avevo dubbio. Non avevo dubbi. Se esistesse gli darebbe il PIV, che non so cosa sia. Spiegami l'acronimo di PIV. Ci saranno applausi durante il trailer di Batman? I miei sì. 35 sono grazie a me. Pezzo. Pezzo. Pezzo, sei ufficialmente tornato in prova. Sei ufficialmente tornato in prova dopo questa. Arkham Knight è una roba, tanta roba, soprattutto a livello grafico. Poi vabbè, c'è la Batmobile che non si sa come si riesce a essere sempre più figa ogni volta che la ripropongono, un po' deludenti le boss fight. Io la Batmobile l'ho adorata. Le missioni quelle con la Batmobile le ho fatte tutte, bellissime. Metà nell'umido e metà nell'indifferenziata. No, Nina, non farlo. Sei di nuovo in prova, sei, pezzo. Ma non per la battuta che hai fatto, per la cagata che hai detto sopra, che sono tue. Che 35 sub sono tue, grazie a te. Sei di nuovo tornato in prova, pezzo. Quanto sei durato? 2 minuti d'orologio? 2 minuti sei durato. Scarax, non ci sono più motivi per difenderlo, però. Mi spiace, ma non ci sono più motivi per difenderlo. Non hai letto quello che ho scritto prima? Oddio, scusate, ma devo leggerle io certe cose. Prima di andarti a buttare? Un mio amico ha perso un braccio a lavoro perché nella sua azienda hanno cominciato a tagliare il personale.
Questa è per me perché mi sono messo a ridere. Ok. Posto? Grazie dei beat. Buffide nerd. Grazie tante. Comunque, dovevo leggere la cosa di Annina io e l'ho persa perché è arrivata la battuta. Pezzo è un pezzo del mio cuore, Non ti dico che pezzo è del mio corpo. Il contrario di VIP. E fino a lì ci arrivo. Però visto che VIP vuol dire very important person, PIV che cosa vuol dire? Avete presente quando una freddura abbassa la temperatura senza alba 40... Ecco, qui siamo a livello inferno nucleare, cazzo. Qua siamo a livello Fallout 76 con i bug. Ah, era solo VIP. Credevo che ci fosse una qualche spiegazione logica, invece. Ok, codi di livello 3, sbloccato l'achievement. Continuate che fa freschissimo. Quello concordo, pezzo. Quello concordo. Ah, se riesci a trovare un acronimo. Ci fosse un altro stemma su Twitch, io a pezzo gli darei il diamante al contrario. Che a significare proprio il contrario di VIP. Comunque, pezzo, sei a rischio. No, scherzo. Non sei a rischio, ma sei in prova, sei. Ma è un attimo finire a rischio, È un attimo. Lo sweep, sì. È bello che gliel'ho detto, sei salvo, ma ti tengo un occhio addosso. Bam! Un minuto dopo. Sei durato un minuto, sei durato. Nuovo record. Ormai sono salvo, era una battuta. No, sei tornato in prova, pezzo. Vado a mettermi nel congelatore 2 minuti. Ma ci entri? Riesci ad entrarci? Dimmi se riesci ad entrarci. Secondo me no. Così a caso, Ah, adesso sono da questo lato, sono... Un coltellino lo voglio. Si era montato la testa senza neanche leggere le istruzioni. Scarax è indifendibile, come vedi. Il culone mi resta fuori. Anche gli airbag ci stanno un po' stretti. Guardala lì. Che mi lancia la frecciatina velata. Mi lancia. Ma se io fossi interessata agli airbag. E invece mi sa che fra poco per me è ora di una caramella. Ok. Ah, adesso è diventato OP Cody. Mi è diventato OP tutto di un colpo. Ciao Wolfen. Era sempre la panna della mia battuta che si era montata la testa? Vabbè, signori, questo è Sodom. Grazie del follow, Rockhost. L'ho lasciato anch'io prima. Bravo, bravo Jack. L'ora di una caramellina, perché durante le mie live faccio anche questo. Spero di farli così presto, ma devo proprio andare alla prossima. Grazie ancora del raid. Buona serata, Rock. Alla prossima. Io mi mangio una caramellina. Pensa solo alla risibilità che sarebbe, sì. Come cosplayer con la cam opposta a quella di Roger che commenta. Ma manco morto. Non può fare un caldo così e stare accanto al PC non aiuta a rinfrescare per niente. Da me sono tipo 2 o 3 giorni che diluvia pesante. Dove vai, amore, oggi? Dal dentista. Vai a farti trapanare. Sì, ma poi vado anche dal dentista. Questa è una frase che non è una battuta, è una frase che potresti dire te, Amy. La potresti dire tranquillamente te. Se piacesse il tuo dentista un sonaro. Oggi ho le Coca-Cola.
Oggi ho le Coca-Cola, per cambiare un po', per non mangiare sempre orsetti, ho le Coca-Cola. Anzi, me ne mangio un'altra, ve la faccio vedere quanto è bella. Questa è qua. Coca-Coline senza zucchero. Ecco, vedi? Sì, devo dire che le preferisco senza zucchero. Quelle con lo zucchero mi piacciono, quelle là che hanno lo zucchero, quello tipo frizzante, come cavolo si chiama. Quelle mi piacciono un casino. Quelle mi garbano tantissimo. Niente. Sodom è l'unico boss di Final Fantasy che non sopporto. Io non li sopporto tutti, però è carino come abbiano poi ripreso questo personaggio e ne abbiano fatto un personaggio della Madonna in Street Fighter Zero. C'era un mio amico che giocava a Street Fighter Zero, prendeva Sodom, porca puttana, era allucinante. Se riusciva a sfiorarti una volta, boh, potevi posare il pad per terra. Riusciva a concatenare una serie di mosse che messe una dietro l'altra, appunto, concatenate, sono micidiali. Quindi è un gran personaggio. Caramelle gommose da Coca-Cola. Oh già. Mi mangio una Golator multicolore frizzante per solidarietà. Io voglio comprarmi quelle blu, voglio comprarmi, però in vendita singole non le trovo, le trovo solo su Amazon. Comunque Sodom in Street Fighter Zero, se lo sai usare davvero bene, è devastante come personaggio. È veramente devastante. Olè. C'è un mucchio di achievement sto gioco comunque. Praticamente se Sodom lo batti con gli altri due sblocchi degli altri achievement. Non le trovo quelle blu io. Non le trovo, solo su Amazon le hanno. Bonus stage. Solo su Amazon ci sono, visto in tutti i supermercati hanno magari il pack di quelle alla liquirizia oppure quelle rosse e verdi. Però quelle blu no. Vabbè, se le prendo... Tra l'altro vi ricordo una cosa importante di Amazon, vi ricordo. Ho preso una vita. Vi ricordo una cosa importante di Amazon. Da oggi, Amazon is the way. Se scaricate l'app Amazon Music e fate il login entro il 27 settembre, vi danno 5 euro di credito da usare. Emulatore. Non faccio mai real hardware io. Su un acquisto di almeno 20 euro vi fanno lo sconto di 5. Che comunque sono sempre 5 euro, mica ci si sputa sopra. Si sputa solo sopra ad altre cose. Ripeti sta cosa, ti scarichi l'app Amazon Music, fai il login. Ecco, brava, fai il login. 15 euro 200 Golador, può darsi. Fai il login con Amazon Music e automaticamente facendo il login col tuo account Amazon ti danno 5 euro di credito. Però devi spendere almeno 20. Oddio, un marito alla moglie. Cara, dove eri finita? Che sono ore che ti cerco. Lei risponde. Te che ne vuoi sapere? Ma lo sai che sono stata violentata per 3 giorni? Ed il marito. Ma scusa, non sei uscita questa mattina? E lei, sì, ci devo tornare anche domani dopodomani. Boffino in forma, mi sa, eh? Boffino in forma. Io sono curioso di assaggiare le liquirizie rosse, quelle americane. Anch'io sono curiosissimo, le vedo tantissimo nei film, le vedo. Viva Amazon, sì. Perché comunque che dir si voglia di quella... di questa società, però porca paletta, c'è un servizio clienti che fa paura. Io ho avuto un paio di volte dei problemi, gentilissimi, velocissimi, rapidissimi. L'unico consiglio che do è di cercare di non comprare dai negozi di terze parti, ma se comprate direttamente da Amazon...
Guarda, sono allucinanti. Comunque niente, c'è questo 5 euro di sconto, quindi approfittatene, perché comunque se dovete fare degli acquisti sono 5 euro in meno che potete usarli per comprarvi delle caramelle. Hai comprato vagonate di cose? Anch'io. Io spesso e volentieri i giochi li compro lì. Ho un altro sito che vi consiglio per comprare giochi, è base.com. Andate tranquilli, è un sito che spedisce dall'Inghilterra oppure dalla Svizzera, a seconda della disponibilità, e ha dei prezzi bassissimi. Riesce a tenere dei prezzi bassi perché le versioni che vi dà sono le versioni UK dei giochi. Che cosa sono le versioni UK? Sono comunque versioni che comprendono l'italiano, ma hanno la cover in inglese magari, e risparmiate un mucchio di soldi. Quindi se per voi non è un problema avere qualche gioco col titolo in inglese in collezione, dategli un occhio. Io l'acquisto migliore che ho fatto lì è stato Nino Kuni 2. GameStop lo vendeva 59 euro, io l'ho pagato 13 euro spedito. Manda link subito, perché no? Così ve lo segnate tutti quanti. Devo mettermi le cuffie, questa qua, ancora non riescono a parlare, urlano e parlano tutte insieme. Boffino, io un pochino ti invidio, non so perché. Allora, base. Dove l'ho messo? No, dove l'ho messo? No, lo cerchiamo a mano, lo cerchiamo. Eccolo qua. Il sito è questo qui. Ve lo lascio adesso in chat, ve lo lascio. Nino Kuni 2 lo volevo prendere, poi ho letto che ha delle meccaniche di strategia. Anche quello mi ha bloccato un po', però lo faccio. Allora, dipende da dove spediscono, Wolfen. Perché se spediscono dall'Inghilterra è capace che ci vanno tipo 2 settimane. Se spediscono dalla Svizzera è capace che dopo 2 giorni ce l'hai. Dipende un po' da quella cosa lì. Loro in base alla disponibilità decidono da che magazzino spedire. Quando l'ho fatto io era dall'Inghilterra, ci ha messo quasi 2 settimane, ci ha messo. Tra l'altro di spedizione paghi pochissimo. Paghi 2 euro mi sembra di spedizione. C'è una spedizione proprio bassissima. Non sempre hanno delle offertone pazzesche, ma in linea di massima sì. E poi sono cattivissime. Boffino, ma una rossa c'è? Una rossa, una quarta, qualcosa. Io con i price sempre problemi. Mai comprato su i price? Che gioco del manga, però Nino Kuni 2. Perché del manga? A me il primo è piaciuto un casino. Io il primo l'ho platinato su PS3. Essere 8 bit va bene, al punto che il mio sembra buono. Te gusta, Rodrigo? Conviene anche per i film, ma questa film non ti so dire, Big Jack, sei sempre te, non ti so dire, io ho comprato solo giochi. Giochi comunque, tenete conto di una cosa, tutte le edizioni ormai escono con l'italiano già incluso, al di là di dove li comprate. Ad esempio, anche se comprate Resident Evil in Giappone troverete l'italiano all'interno. Ci sono solo un paio di giochi che sono usciti con delle versioni che non comprendono l'italiano, sono tipo Wolfenstein, quelle cose lì, ma basta cercare in rete o chiedere comunque più o meno nelle info e ti rispondono. Il primo l'ho adorato e platinato pure Dio, ma il 2 tante buone idee, buttate i criceti, l'ho finito, non l'ho droppato. Io mica lo droppo. Vuoi proprio per passare miglior vita, niente. Rosse no, però se vuoi ce ne sono 2 che credo paghino l'IMU sul seno se ti può interessare. Boffino, parliamone. Fagli vedere le mie foto, parliamone tantissimo. Ci sono alcuni region free. No, sono quasi tutti region free praticamente, Wolfen, sono quasi tutti region free. Ce ne sono certi invece, tipo Wolfenstein, e ebbe una controversia perché all'interno del gioco c'erano le svastiche, quindi l'edizione che è uscita per la Germania è un'edizione diversa. Poi ci sono un altro paio di titoli che sono usciti solo in inglese, ma il resto sono praticamente multilingua tutti. Spirit of Rage, ho portato il 4, Rodrigo. Spirit of Rage 4 al day one.
Già fatto. Pure quelli Nintendo ormai lo sono. Sì, perché ormai in azienda non conviene più fare 10 versioni di un gioco. Ne fanno una e via. Però ci sono rari casi dove ci sono un paio di versioni dello stesso gioco, dove cambiano le lingue all'interno. So che Wolfenstein in Germania è stato bannato. Sì, 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 è per quello appunto, Wolfen. E non è che è stato bannato. Ne hanno fatto una versione a parte dove non ci sono le svastiche. Ne esiste una versione a parte dove non ci sono le svastiche. Quella versione lì comprende solo inglese e tedesco. Non c'è l'italiano, ad esempio. Quella lì doppiata in italiano è l'altra versione. Ci sono appunto questo paio di casi, ma per il resto sono tutti in italiano. Io vado, nonna, che domani si ricomincia al lavoro. Buon proseguimento a tutti. Grazie di essere passato. Jack, alla prossima. Tutti i Fable li ho comprati in Germania, sono tutti in tedesco e non c'è questa opzione della lingua. Che due palle. Evidentemente c'è un mercato parallelo. L'hanno bannato per le svastiche. Che sì, esattamente. Perché c'è una scena dove c'è proprio tipo Hitler, se non uno che gli somiglia molto. E l'hanno davvero bannato. Cioè l'hanno bannato, ne hanno fatto un'altra versione, ne hanno fatto. A dirla tutta, non è stato bannato. Sono avvelenatissime perché sono in modalità supporta l'amica. Tu pensa che dovrei andare al bagno, ma ho paura a passare dal salotto. Usa la tecnica del nudo. Vai al bagno nudo. Così non ti guardano e se ti guardano dicono parbleu. La tecnica del nudo funziona sempre. Una volta postai ingenuamente uno screen di Wolfenstein 3D in un forum tedesco in modo scurano la svastica, infatti. Lì è ancora molto sentita la cosa, giustamente. Erano giochi di generazione in cui non si faceva ancora il discorso come diceva Roger. Si facevano varie versioni, sì. Tipo Turok ha tolto gli omini, anche. Sì, poi comunque in passato cosa succedeva? Siccome c'erano anche più soldi da investire, c'era un gioco che veniva fatto in diverse versioni. Ad esempio, ci sono dei giochi che sono arrivati, per dire, solo in Italia. Ce n'è uno in esclusiva italiana delle Sailor Moon, mi sembra, anche fatto da una casa italiana. Allora lì era un discorso. Oggi come oggi, mettersi a produrre un gioco in serie e fare anche solo due versioni è un costo in più per l'azienda. E quindi questo costo loro non lo vogliono. Quindi cosa dicono? Abbiamo i Blu-ray, abbiamo le cart dello Switch che comunque sono capienti, buttiamo tutte le lingue lì dentro e stiamo a posto. Esce solo una versione, stop. Dopo la mia ragazza mi chiede che sono sono al telefono alle 23:30, niente. Ciao, Pain! In Germania Carmageddon venne censurato col sangue verde, se non sbaglio, sì. No, stavamo parlando del fatto che ci sono delle versioni... che oggi come oggi le versioni alternative di un gioco comunque non ci sono più, perché è un costo per l'azienda. Però ci sono dei casi dove ci sono, tipo Wolfenstein, che anche se è uscito in questa generazione ha due versioni, esistono due versioni di quel gioco. E in una c'è solo inglese e tedesco, nell'altra invece c'è il multilingua, insomma. Ho il primo Fable Xbox in italiano. Quello ce l'ho anch'io. Ce l'ho in collezione pure io, quel Fable. Io ho una svastica sulla schiena e mi devo censurare sempre in estate, visto che mi insultano. Niente. Assolutamente niente. Eccolo. Appena mi iscrivo vorrei supportare. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Molto gentile. Wolfenstein 3D hanno fatto anche la versione senza svastiche? Non me lo ricordo di quello, può darsi però. Ciao Iora. Team Siepe. La risposta è con il centro gestionale di Lourdes, ma controllo cognitive, vi sto prenotando un fottuto viaggio fuori dalle bar. Ecco. Ma se sblocco anche il video posso mettere pezzo di nerd? Guarda, dovresti parlare con lui, anche perché sarebbe una cosa un po' cringe per il canale, però dovresti parlare con lui, direi. Fable e tutti e tre per 360. Niente, ho preso gli schiaffi. Mm.
potrei... Ah, proviamo lui, dai, facciamo un giretto anche con lui. Forse la commerciale Spear of Destiny aveva le svastiche. Non lo so. Ciao Wolfen, alla prossima. Ti eri scordata, ma fa niente, tanto c'ho anch'io gli shout. Un video di pezzo che saluta tutti, soprattutto te. Sarebbe una cosa troppo cringe. Fin troppo cringe. Però se te lo vuol fare per te e vuoi riscattarlo... Peccato che alcuni titoli importanti non siano multilingua, tipo appunto Fable oppure Oblivion. Certe volte sono scelte artistiche, davvero. Come ad esempio GTA V, ne parlavamo l'altra volta, che tanti dicono che sarebbe figo doppiato in italiano. Secondo me no. Come Red Dead Redemption 2. Secondo me in inglese ci sta benissimo. È anche vero che a me scazza andare a cavallo in macchina e dover guidare e leggere i dialoghi, però hanno messo l'opzione per l'autoguida, così tu puoi andare a destinazione e leggere allo stesso tempo i dialoghi. Che non hai subita, c'è solo tedesco. Come c'è? Ah, ecco, perfetto. Sì, sono delle versioni sviluppate solo per un mercato, magari. Adesso queste cose non le fanno più perché costa troppo. Dovessero fare una versione per la Germania, una per l'Italia, tutto quanto, sarebbe un esborso di soldi pazzesco e non lo fanno. Fanno una versione unica e basta. Poi, oh, ragazzi, abbiamo i Blu-ray che tengono, cos'è, 50 giga di dati. Poi ci sono gli aggiornamenti online. Ora il problema è che non riesco a giocare a Fable 2 se non in tedesco. Che male c'è? E Roger fa casino, urla sempre. Scarax, perché ce l'hai con me, Scarax, che devi criticarmi ogni cosa che dico? Perché? Adesso faccio casino, poi sono cattivo, poi sono un tiranno, poi stacco la live? Non lo so, Scarax, dimmi te, stacco? Chiedo a tutti, stacco, visto che do fastidio a Scarax? Da scene vecchissime di pessima quotidianità non mia, ti domando, numero uno, numero... Oddio, stiamo parlando di cose... Potrei provare a calarmi dalla finestra, niente... Niente, Scarax ce l'ha con me, ragazzi, ufficiale. Non so cosa gli ho fatto, ma ce l'ha con me. Cioè, ogni cosa che dico non gli va bene. Sto urlando, parlo sempre come sempre parlo io. Non sto urlando. Scarax, mi sa che dobbiamo parlare, io e te. C'è qualcosa che non va. Ma non lo so, ce l'ha con me per ogni cosa che faccio. Ce l'ha con me per ogni cosa. Non sai cosa hai fatto, sei come pezzo. No, ascolta, quell'offesa lì a me non la devi dire. Sei come pezzo, no. Dimmi che sono scemo, che sono tonto, quello che vuoi, ma sei come pezzo non l'accetto come offesa. Come è andata la giornata? Molto bene, Cruciani. Che bullo che sei, povero Scarax. Cioè, è lui che mi sta bullando e il bullo sono io? Iora, guarda che potresti ritornare a rischio, Iora. Potresti ritornare a rischio in un attimo. Cosa ho fatto di male comunque, Scarax? Raccontami. Non riesco più a capirti ormai. Io lo odio, quale stima. Poi appena passato in zona salvezza e si è rovinato con le sue mani, dopo un minuto. Sì, ma io non bullizzo nessuno, io rispondo. Forse non avete capito, vi racconto la lore dall'inizio. Pezzo è iniziato a fare il galletto con me, quindi è stato giustamente trattato di conseguenza. Nonostante tutto mi sono fatto forza, l'ho anche perdonato, però sono passato io per cattivo. E Scarax, adesso mi devi dire che diavolo hai contro di me. Evoco la faccina del puccettone, ecco. Ti piace la emote? Secondo me ti piace più pezzo dell'emote, vado così a caso. No Scarax, seriamente mi devi dire cosa ti ho fatto di male. Cioè adesso ti dà fastidio la mia voce addirittura. Non riesco più a comprenderti ormai, posso respirare? Cercavo di difendermi. Non lo so, non so più cosa dirti, Scarax. Ce l'hai con me e basta. Va bene. Sono cattivo, Ale? Te la senti di affermare quella cosa? Che sono cattivo? Ti senti di affermarla? Continuiamo. Adesso gli dà fastidio la mia voce, dice che urlo. Va bene. Così, a caso... Domani secondo me Scarax si lamenterà con me, però stai respirando sempre. E io devo dire, Scarax, devo respirare per vivere. Lui, va bene, puoi fare a meno però.
Che ci devo fare? Ce l'ha con me. Mi piacerebbe sapere la ragione. I miei discepoli dello Scar sono sempre dalla tua parte. Ma io vorrei sapere che cosa gli ho fatto di male, però. Niente, intanto quella lì dà dei consigli strani a Boff. Non mi uccidere, Boff. Ce l'hai con me per Final Fight o perché devo fare per forza VIP a pezzo? Ma non posso causa carta scaduta, niente. La carta la devi usare qua, Temi. La devi usare qua. Guarda, sei il primo al quale lo dico. Agli altri dico il contrario, a te invece dico che la devi usare qua. Perché non ti prendo? Comunque Agar è il più scarso, cavoli. Non fa neanche la mossa del volo d'angelo. Ok. Vuole un contratto di pace fra te e Pezzo. Yora, tu sei arrivato tardi, te lo giuro. E c'è anche il VOD che parla. È arrivato, gli ho detto: Pezzo, sei ufficialmente salvo. 2 minuti di orologio dopo si è rovinato le mani da solo. 2 minuti di orologio è durato. 2 minuti. Quindi, cosa chiediamo il contratto di pace? Dalle angherie di Roger. No, Scarax, adesso veramente non continua a giocare fino a quando non mi dici cosa ti ho fatto. Avanti. Riteniti fortunato che giocherai Ghisalo con me, alzeremo il livello della live. Minchia, non vedo l'ora, guarda. Non vedo l'ora. Forse ho risolto, ho trovato la bottiglia d'acqua quasi vuota, ora la... No, Boffino! Boffino, mi sto immaginando la scena di te rannicchiato in un punto con la bottiglia. Così, che fai così. E insomma, ci siamo capiti, insomma, cosa fai. No, Scarax, mi devi dire adesso cosa ti ho fatto di male. No, 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 non gioco fino a quando non mi dici cosa ti ho fatto. Veramente, adesso me lo dici. Era una battuta, niente. Niente, 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 niente. No, no, devo capire che cosa ti ho fatto di male. Ma guardi, in real life vince lui con un dito. Non ci sono problemi. Ma visto che è stato citato Batman... Sono Batman! Sì, sei Batman. Mi mangio una caramella, mentre aspetto la risposta di Scarx. Voglio capire che cosa gli ho fatto di male. Ora gli dà fastidio anche la mia voce. Te l'hai visto, gli ho detto sei salvo. Si è illuminato con le sue mani. Lo devo per forza fare VIP? Poi ti dai una calmata, Scarax? Lo devo per forza fare VIP? Anche se non se lo merita? Spiegami sta cosa. Come la lotta fra Buddha e Gesù. Ehi, non so in quale dei due classificarmi, ecco. Sondaggio per il VIP? Ma no, non se lo merita. Già grazie che è salvo. Che era salvo. Cioè, se è per quello, Scarax, non se ne parla proprio, eh. Cioè, tutti presenti. È durato 2 minuti, è durato. È durato 2 minuti. Non ci sono proprio scusanti. Se è così che ti dà fastidio la mia voce, non so cosa dirti, eh. Aspetta che Puccettone inizia a streamare e guardi lui piuttosto. Vuole che gli metti direttamente il mod. Sì, gli do anche il culo, gli do. Il mod è pure il culo. Pezzo, vuoi una fetta di culo? Lo vuoi tutto? È già diventato picchiaduro di questo incontro? Sì, 2D. Eh no, seriamente, adesso ha detto che gli dà fastidio la mia voce. Che subiamo, subite le angherie da me. I 2 minuti più belli della mia vita. Pezzo, ti stavo per fare una battuta terribile, ma non te la faccio. Non te la faccio comunque. Non te la voglio fare comunque. E ho avuto una vita divertente e sregolata, eh. Ha voglia. Ne è valsa la pena, insomma. Ah, è sempre quella la mia voce, è sempre quello il volume del mio mic, non è mai cambiato niente. Non l'ho mai modificato. La so. No, non la sai. Disturbato più del solito dalle angherie. Va bene, sono cattivo.
Io credo sia sempre Roger. Ci sarà motivo se il comune denominatore di tanti incontri è più duro. Eccolo. Ciao Medino. E ti dico che saresti stato ottimista, ok? L'hai capita? L'hai capita? L'hai capita tantissimo. Ok. Quante botte. Allora, in questo momento sto riprendendo da un processo che accade con la mia famiglia. È passato un mese da quel che mi è successo al mio nonno. Oh, mi spiace, Rodrigo. Annina, urgentemente, se gli puoi scrivere tipo le condoglianze a Rodrigo da parte mia. Esatto, ho comprato un cavallo. Eccolo, ciao Gabri. Stiamo parlando di una cosa seria, per lui fa il cavallo. Ciao Gabri. Roger è un po' come Goku in questo momento. Shingouki. È sparita Annina? Che avevo bisogno di quella cosa lì. Devo imparare lo spagnolo, mi sa, visto che passa sempre il buon Rodrigo. C'è solo modo per risolvere questa disputa così come si faceva nel Medioevo. Sì, a sangue. Il perdente farà VIP, il vincente su... Sì, sì. Non esiste. Un attimo, ok, grazie Annina. Mi scrivi le condoglianze da parte mia. E un abbraccio anche. E sono contento che qua riceva delle buone vibrazioni. No, perché ora capisco il mio Ask. Akuma mi sta antipatico a pelle. Il mio personaggio preferito ever. Da quando l'ho visto me ne sono innamorato. Te Medino devi amarmi invece. Devi amarmi proprio. Come non hai mai amato nessuno in vita tua. E non solo perché sono bello. Io propongo una sfida a golf. Io non sfido nessuno. Io sono l'anti-competitive. Nell'anime di Ken questo scontro si può classificare così. Kenshiro verso Rao. Non amo Akuma come non amo a te. Tu mi ami, Medino? Ma cosa, devi dare calci nel sedere? Che se ti metto un punto esclamativo nei commenti scappi, ma per favore. Grazie, Yora. Ma sei lo spagnolo, Yora? Sei lo spagnolo? Da quando? Sul mio canale VIP da tempo in membro nonostante tutte le aggherie subite. Pezzino, ti voglio ricordare che hai iniziato te a fare lo spavaldone. Ok, quindi le agherie le ho subite io all'inizio. Quindi, umiltà. Testina bassa. E grazie Roger di esistere soprattutto. Io ho perso di nuovo sto qua. Ho perso di nuovo con questo boss. Va bene, dai, io gli faccio un save qua. Gli faccio, magari poi lo riprendo. Comunque bello, però. Questo per finirlo bisogna praticamente fare come... come Final Fight vero, quindi salto calcio, insomma. Bisogna farlo così. È un po' palloso, però vabbè, carina come versione, devo dire. Devo dire che è carina. Sempre, Gabri. Da quando esiste Google Traduttore più o meno? Niente. Pensa a giocare invece di dissare. Niente, pure quell'altro lì ci si mette. Io non disso nessuno, metto i puntini sulla Y. Una bella live in squad, quanti milioni di utenti collegati? Se faccio una live su Pornhub ci sono milioni di utenti collegati. Questa è la realtà. Allora. Forza e coraggio, come si dice. Ho visto Annina, grazie tante. Io non so una parola, non so purtroppo. Non che sappia parole in altre lingue, però generalmente... lo spagnolo è proprio quello che non conosco. Io lo spagnolo so solo ordinare il caffè al bar. Basta. Lo spagnolo io so solo ordinare il caffè al bar. Un caffè con un pochino di leche. Basta. Sei una famiglia apprezzata, come ho detto, mia moglie. Ti ringraziamo molto per questo e ti diamo un grande abbraccio. Se vuoi fare un audio piccolino, Nina, perché no? Ci sta. Lui preferisce per la lore del canale farti rimanere nel limbo, come al lavoro, quando vai bene... Sì, certo. Scarax, l'hai visto anche con i tuoi occhi che è durato 2 minuti. Adesso, se vuoi fare il razionale, dici Roger comunque ha ragione perché sei durato 2 minuti. Se invece vuoi fare quello col prosciutto davanti agli occhi, fai quello col prosciutto davanti agli occhi. Ma sai benissimo che ho ragione io. 1, 2... No, qual era il salvataggio? Era questo?
Sì, era questo, era questo. Non avrebbe le mani libere per scrivere in chat. Vabbè, dettagli, dettagli. Sì, un pochino l'italiano lo capisce comunque, Rodrigo. Ah, ma mi ha dato l'audio a Nina. Ok, grazie. Ok, Rodrigo, esto es para ti. Credo che sia... No, no, è solo 4 secondi. Non so se è questo. Rodrigo. Sì. Rodrigo, nosotros también te abrazamos todos. Ah, è una bella pronuncia però, devo dire. Culunissima. Eh sì, un cambio di programma, Meddino. Un cambio di programma. No, continuo così. C'era un altro. Muchas gracias. Devi far scendere il prezzo usando il dialogo col venditore. Lo so, ci ho provato un'ora oggi però. Mi ha mandato ai matti, mi ha mandato. Posso mandarti anche un mio audio in spagnolo? Amy, tu parli a fatica l'italiano. Lo parli a fatica. Io levo tutti gli accessori, levo. Team Laura sempre, ciao Medino. Stan è tipo un venditore di auto, devi farti rispettare. Però mi sta tediando sta cosa. Non è smala, te lo dico io. Maledizione. Boffino, la mia voce invece ti piace? Non è affatto male, si è capito tutto, va bene. Lascia perdere. Vediamo il mondo, scolati dell'equipaggio, tutti e tre. Ok, vai alla scimmia del mare. Questa è la versione PC ed è, diciamo che la esegui con lo SCAM, che è il motore grafico, diciamo, che ho usato per questi giochi. Questa è il rip della versione PC. Vivo per sentirla, niente. Potere delle sabbie ripreso Monkey. Mi pare proprio il minimo, mi pare, dopo quello che ha fatto Boff. Mi pare veramente il minimo. No, aspetta. Fermi. Io i pirati li ho già presi. Fammi salvare che non lo voglio mai più rifare. I pirati li ho già... Allora, ho preso quella lì che l'ho battuta, quello lì nella casa, e poi quale... me ne manca uno? Mi manca un pirata, perché mi ha parlato di 3 pirati, mi ha parlato, non di... Il carcerato, ma non era scappato il carcerato, scusa, ciao Andy. Non era scappato il carcerato quando l'avevo liberato? Io ricordo che era tipo scappato, ma aveva detto la cosa delle scimmie ed era scappato. Vabbè, iniziamo comunque qua.
No, non c'è neanche. Non c'è neanche, non c'è qua. Non c'è. Allora sono pronti a salpare. Emporio, la casa, l'isola. E il molo qual è però? È dove c'è l'emporio o è l'isola? Non riesco a capire questa roba. Oppure c'è un molo qua, al villaggio. No, non ci sono. Ma guarda che comunque non cambio la mia idea, Scarax. Se ti sei sentito offeso, non so che dirti, non cambio la mia idea. Questo non è il molo, scusa. Dove ti hanno messo con la... Ah! Aspetta. Quindi è tipo al villaggio, eh. È tipo al villaggio. Cioè, Scarca, se tu mi dici che Street Fighter The Movie è un gioco di merda, io ti dico hai ragione. Però io c'ero affezionato. C'è il tizio. 10 persone mi hanno fatto una proposta per questa bellezza mentre ti aspettavo. Ho detto niente affatto. Conosco un tizio che è innamorato di questa nave. Gli si spezzerebbe il cuore se la perdesse. Ho ragione. Cazzo, se ha ragione. Voglio dire, basta guardarla. Lucente, aerodinamica. Una bellezza galleggiante coperta da conchiglie. Come me, insomma. Dopo le 24, perché non portiamo in là un po' di quei giochi porcelli di una volta? Perché mi chiudono il canale, bof. Mi chiudono il canale proprio subito. Non posso dartela. Ma non ricordo niente. Questo mi ricorda Amy, mi ricorda. Secondo me il venditore è Amy. Quasi dimenticato di regalarti questo libretto sulla navigazione. Ricordati dove l'hai preso. Da Stan. Tipo Lula. Vabbè, se dovessi portarne uno zozzo, porterei Leisure Suit Larry. Che ce n'è uno per PS2 che tecnicamente è fattibile. No, non hai visto cosa ha fatto, Amy. Non gliela voleva più vendere perché voleva alzare il prezzo, poi è crollato il pezzo del team, della nave, ha detto, ma però un accordo è un accordo. Possibilità di guadagnare denaro facile. Ci pagano per questo, non è vero? Sono felice che ce l'abbia fatta, è vero quello che ho sentito, se dite il negoziante. Molto appropriato, combatti come una mucca. Non hai mai saputo quando usare questa battuta? Dov'è l'aiuto cuoco? Niente. Parte 2, il viaggio. Sono io che vendo cose a mio padre allora. Appunto, Amy, per quello che dicevo che eri te. È per quello dicevo che eri te alla fine, eh. Può essere possibile da una torre pendente in Italia? Non me lo ricordo. Pisa? Torre pendente Pisa? Ciao, Belgiuzzo! Non mi ricordo chi te l'ha regalata. Mi pare Bert che te l'abbia regalata. Aspetta, per correttezza ti dico chi è che te l'ha regalata. Controllo un attimino nelle sub regalate. Attenzione, 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 è arrivato il trollino. Vabbè, volevo farci due chiacchiere, ma niente, volevo farci due chiacchiere. Raudonatica Operator. No, stavo guardando chi era che gli aveva regalato la sub. Ah, è vero, ce l'ha scritto lui, basta cliccare sulla campanella, in effetti, è vero.
Sono riuscito a vendere una TV a mio padre e poi cerco di vendere pure Ghost of Tsushima a 65 euro. Madonna. Volevo... niente. Ma perché vi fate bannare così in fretta, cacchio? Che volevo giocare un po' con voi. Perché? Lo so, Anto, tu so che perché vuoi... ecco, so perché vuoi... so per... ah, Dibba gliela regalata, te l'ha regalata. Non so se c'è ancora in chat. Comunque, come cavolo si chiamava? Raudonatica. Vai tranquillo, io lo capisco del perché del tuo comportamento. So cos'è la ribellione, so perché del tuo comportamento. E tranquillo, ci siamo passati tutti. Sopra tua madre, ma soprattutto dentro. Così, almeno due parole gliele dovevo dire. Un'idea di chi siamo lo ringrazio molto, è un utente che passa di qua, per il quale, anzi... se gli vuoi lasciare anche il followino, è ben gradito. Possiamo tornare al gioco. Stavo guardando quella cosa, è arrivato il feno. Comunque avete visto, è anche la categoria retro, ormai è bersagliata. No, credo che sia un altro. Anche la categoria retro ormai è bersagliata, è da sti bimbettini. Peccato però che ha esordito così, perché se esordiva in altra maniera lo si trollava un'oretta, come al solito lo si mandava dallo psicologo. Vabbè, un altro che non è stato ingoiato, che ci puoi fare? Vabbè, in compenso la mamma ha ingoiato altro. Poi ci siamo di bazzare a se stessa. Se vuoi sapere come la penso io, abbiamo questa nave fantastica. Ma è bannato subito, Bert, non c'è stato neanche gusto. Stato bannato subito. Posso ingoiare pure io? Niente. 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 Vai, la penna d'oca, devo prenderla? Penna d'oca presa. Letto del capitano. Usa. Penseremo a questo più tardi. Armadio. Apri. Sembra ben chiuso. Facciamo apri cassetto. Adesso cambia nick e torna. Ma se vuole fare una cosa seria, essere trollato come si deve, noi ci siamo. Non è spero, Roger, che sono andato in giardino a fumare, è la mia occasione per raggiungere il divin soccorro, vai. Arriverà il giorno in cui pezzo mi saluterà con tanta enfasi chiamandomi Nina? Può darsi. Grande Belgiuzzo. E mi raccomando anche se ce l'ha con me a morte. Attacco di un troll, esatto, Rodrigo. No, parla. Avvocato, che ecco. Prova presenta per sostenere l'infermità mentale degli imputati? Prima di tutto hanno assunto me come avvocato difensore. Esatto. Accettata l'infermità mentale. Allora, ho sentito che fa bel tempo su Monkey Island. Ciao Arcalexo. Grazie mille per tutta la fiducia e l'affetto che mi dimostri ogni giorno. Sono commosso. Aspetto sempre un invito a cena. Bye. Qua c'è altra roba da imparare, c'è? Mi gioco qualcosa alla prossima. Ciao Iora. Grazie. Quando non qualcuno che infatti è triste, Rodrigo. È ovvio, pure nel bot l'ho messo. L'ho messo io il messaggio nel bot. No, lo odio. Allora, capisco, grazie. Giro di chiglia, girare la chiglia. Tirare qualcuno sotto la chiglia per punizione o tortura. Allora, esamino il foglio. Come cavarsela con la caccia al tesoro. Come armarsi nella battaglia navale. Ok, di raccogliere cose nella stiva.
Raccogliamo cose. Ho preso una penna qui, un coso. Vai all'inchiostro. Posso prendere anche l'inchiostro? Sì, ho preso anche l'inchiostro. Ciao pezzino, buona giocata. C'è un baule. C'è un baule, lo apro. Esamina. Un baule vuoto. Va bene. No, non c'è più nient'altro da aprire qua. Questa non si apre. Hai ragione Rodrigo, però ci sono e ce li banniamo e via. Peccato però che abbia reagito così quello lì, avevo proprio voglia di trollare un trollino, è un po' che non lo faccio. No, non si va. Allora io ho preso l'inchiostro. Allora, facciamo parla. Cosa posso fare per farmi aiutare da voi? Sei davanti al sole, niente. Se parlo con lui. Non c'è male, grazie Manisba. Ok, quindi mi hanno perculato praticamente. Devo andare a dormire. Prendi Jolly Roger sulla scala corda. Ah, ma questo è niente, Ken. Questo è niente. Questo è niente. Ti sei perso delle scene epiche. Guarda, qualcuna l'ho clippata. Quando arrivano i trollini da me, generalmente fermo tutto e li trollo malissimo fino a farli tipo piangere. Solo che sto qua esordito così sparato che non avevo voglia. Salgo le scale. Ah, non queste, le altre, ok. Queste qua. Prendo Jolly Roger. Allora, saliamo le scale. Non ho nulla da cliccare. La corda. Beh, la corda è qua però. Equipaggio ribelle. Qua non mi dice che c'è nulla. E io qua non vedo corde. Vai al cannone. No, il cannone è l'unica cosa. La bandiera sta di solito. Ok. Prendo. Ok. Posso scendere giù, credo. Adesso gliela faccio vedere. Faccio dai. No, non è così. Io non lo sottovaluto, Arcalexo, cosa dici? Non hai mai visto Peter Pan? Boh. Allora, ho preso questo. Ti provo a parlare di nuovo. No. Curarmi alla nave. Allora, ho preso la bandiera, ho preso l'inchiostro, ho preso la penna d'oca. Devo... Nella botola dietro l'albero nave. Io sta cosa qui, vedi, non l'avevo vista. Poi cosa c'è? C'è un altro baule. C'è un altro baule qui. Allora, apriamo. No, non è un baule. Non è un baule. Posso andare qui però? Aspetta, lì c'era un'incisione. Vabbè, facciamo dopo. Vai agli scrigni. Sono tutti arrugginiti. Scrigno nero. Arrugginito.
C'è una corda. Questa la prendo. Poi c'è un baule che non so neanche se si apre. Si è aperto. Solo quelle. I biscotti preferiti di Pindersfa sono i pan di stelle, giusto? Dio mio. C'è del vino molto buono qui dentro, lo prendo. Boh, ho preso del vino, credo che serva. Non ho idea di quanto sia lungo Ken. Preferisce la polverina magica, niente. Qua cosa c'è? Barili, screen, niente, me ne posso andare. Il vino l'ho preso. Boh, non so se serva, ma credo di sì. Ah, qua c'è un'altra cosa. Pentola. Io se posso la prendo. Ho preso una pentola. Poi qua c'è una pentola più grande. Credo che ci devo buttare degli ingredienti dopo, forse. Non lo so. Ok. Sono in cucina, sono. Cereali. Saranno qua dentro? Cereali. Quindi adesso metto i cereali nella pentola, assieme al vino li cuocio. Così, tanto per. Dammi i cereali. Piaceva sta roba quando ero ragazzino, mi piaceva come si attaccava tutta sotto al palato. Fantastico. Esamina la sorpresa. C'è una chiave piccola. C'è una chiave con una scimmia incisa sopra. Prendi tutto, non hai limite di peso. Dove chef quando serve? Starà giocando a Tekken, chef. Allora, cereali, il buon vino, una pentola. La chiave la uso in un baule che c'è lì. Nella mia cabina c'era un baule che non si apriva o un armadio. C'era qualcosa che non... c'era questo che non si apriva. Quindi io potrei fare, usa la chiave piccola qui. Lui fa Tekken Tag Tournament 2 di solito. Prendi il baule. È pesante, senza dubbio, pieno di oro e gioielli. Apri. No. Esamina. Un foglio di carta. E delle stecche di cannella. Sta piacendo un casino Tekken 7, invece a me non mi ha fatto impazzire. Chef nei cereali ci avrebbe messo lo sgombro sott'olio e le sardine sotto sale. E la Nutella. Mi sento come il piccolo Goku quando ha finito l'addestramento dell'igiene, ha potuto togliersi il cuoio della tartaruga dalla schiena e si è accorto di poter saltare altissimo. Oddio. Avevi paura ad andare in bagno per via delle fanciulle che c'erano lì? Adesso esamina il foglio di carta. Stecca di cannella. Ah, ok. Foglie di menta, teschio umano, spruzza nero di seppia, sarebbe l'inchiostro, sangue di scimmia, credo che sia il vino, lo zolfo non ho idea, pollo vivo, oh, vabbè, fare bollire a fiamma bassa finché non sia denso, serve per un equipaggio di 4 persone, quindi li devo drogare tipo, li devo drogare. Mi servono, mi mancano degli ingredienti però, tipo le foglie di menta, quelle cose lì. Ah, questo non lo posso prendere. Mentine più incostro. Ah! In realtà c'ho tutto io. Ero convinto di non avere un cavolo, ho tutto. Più polvere da sparo. Io la polvere da sparo però non ce l'ho. Non ho la polvere da sparo. La prendo dal cannone. La prendo dal cannone. Teschio pressato, non ho ancora capito quale sia. Allora, io vado al cannone, faccio esamina. No. Era nei bauli. Nei bauli sotto, allora. Dimmi tu, Tannina. Chiama Iora per le foglie di menta, sì minchia, quello tira giù un albero. C'è un teschio, sì l'ho capito quello, Annina, mi serve la polvere da sparo però a me adesso.
che è l'unica cosa che non ho. Vabbè che sono pirla, ma non così tanto. Cioè sì, però non del tutto. Sono tutti arrugginiti. Arrugginito. Mi piacciono gli action RPG. Ma io li preferisco a turni. Sinistra mi sembra. Vabbè, comunque li controllo tutti. Allora, esamina barili. Barili di polvere da sparo. Polvere da sparo. Abbiamo tutti gli ingredienti, allora. Vado in cucina. Li metto dentro la pentola, però, prima. Allora, cannella, menta, una di cannella, quattro di menta, un teschio umano pressato. Allora, aspetta. No. Facciamo usa buon vino con la pentola. No, devo mettere la pentola sul fuoco allora, prima cosa. Quindi faccio usa, no, faccio dai, no, mentine più incostro. Ok, però vanno messi dentro questa pentola, vanno messi dentro questa pentola. Il pentolone, ah, li butto direttamente là dentro e poi uso la pentola per raccogliere l'intruglio. Allora vabbè, faccio dai, mentine, no, usa mentine, la pentola, poi il pollo lo devo usare. Poi cos'altro ci voleva? L'inchiostro ci vuole, che sarebbe il nero di seppia. La bandiera, il teschio fuso. Il vino, i cereali. Usa i cereali. Questo sarà ottimo. Adesso faccio... Ciao Ken, grazie di essere passato. Avete fatto uno shoutino a Ken, per favore? La cannella e la polvere da sparo. Cannella, polvere da sparo. Comincia a girarmi la testa. Va bene, grazie Anna. Da piccolo io cucinavo così, poi costringevo altri ad assaggiare. E guarda, Chef Crack lo fa nella vita di tutti i giorni invece. L'incantesimo voodoo fa virare la nave su una rotta sconosciuta verso un'isola misteriosa. A che punto siamo del gioco più o meno? Giusto per regolarmi anch'io. Mi sento malissimo. Chef Crack invece ancora oggi cucina così, che mette la polvere da sparo assieme alla Nutella. Ancora un bel po'. Allora niente, ci andiamo giù. Ora posso provare a parlare a loro, credo. La terza è lunga. Sapere quando hai trovato il governatore. Abbiamo una sedia in più che può usare lei. Allora, parlo ancora. No, oggi finito esausto, continuiamo con le consegne per i bambini. Quanto è bello vedere la gioia sui volti felici. Grazie, Rodrigo.
Devi prendere la polvere da sparo, usarla nel cannone, usare carta per la miccia. Allora, io c'ho solo questo di foglio di carta, però. Vabbè, tanto la ricetta l'ho fatta, quindi insomma. Ah, ne devo prendere altra di polvere da sparo. Però la carta posso usare quella lì, credo. Tanto la ricetta l'ho già fatta. I biglietti da visita di Stan. Effettivamente ha senso. Allora, la polvere da sparo. Facciamo usa. Non c'è posto qui dietro per mettere la polvere da sparo. No. E se faccio usa il biglietto da visita con la polvere? No. Non è così. Ah, la bocca del cannone. Forse così funziona meglio. Quindi faccio usa, polvere da sparo, bocca del cannone. Ok. Poi devo... Il biglietto da visita si usa? No. Sta cercando qualcosa? Oh, cavoli, Rodrigo, perdonami, ma non ti capisco. Sta cercando di salvare il governatore, comunque. Ti serve fuoco? Ok. Non ho nulla di simile io, però. Potrei usare i biglietti, andare in cucina, prendere il fuoco, correre e passarli di biglietto in biglietto per non farli scadere tipo il boccale? Che cacchio ne so, vado a intuito, vado. Sto andando a intuito. Biglietto da visita su fuoco ardente. Sono uscito un po' troppo, sono uscito. Ok, perché non esplode? Si è buggato? Vai dietro il cannone. No. Dentro. Ah, allora devo fare così a questo punto. A questo punto. Questa è l'ultima fase, la 3. Tutrot. La 3 è lunghissima. Ma visto che è così lungo, mi sa che domani pomeriggio facciamo solo Maple Story e domani sera facciamo solo questo, perché tanto stasera non lo finisco. Allora. Avviso di assemblea pubblica. Oddio. Strippato, grazie per il follow, benvenuto. Assemblea mercoledì sera per discutere della recente... Eh? Ok.
Tutti i cannibali di Monkey Island sono pregati di partecipare. Molto bene, vabbè, io lo prendo. Deliziose banane succulente, le posso prendere? Non riesco ad arrivarci. Posso fare premi, scuoti, banana per... Ah, che non l'avevo vista. Non l'avevo proprio vista. Comunque, se ce l'hanno fatta finire in 2 ore e mezza tutto il gioco, non so se ce la faccia finire in 1 ora sta zona. Ok. Spiaggia. Faccio una scimmia. Do la banana alla scimmia, non lo so. Sono andata intuito. No. Sembra la musica di Crash. Sinistra vai verso la fortezza della mappa. No, non vedo nessuna fortezza qua. Ne vuole tante di banana la scimmia, quindi vabbè, ho fatto comunque bene a dargliela. Biforcazione del fiume. Sinistra mappa. Andiamo a sinistra. E c'è... c'è una spiaggia di nuovo. E c'è un altro coso. C'è un biglietto. Alla pirata fantasma LeChuck, ti preghiamo per l'ennesima volta di ridurre le tue attività notturne nella zona della sacra testa di scimmia. La gente però sta cercando di dormire, ti preghiamo di fare meno rumore. I cannibali di Monkey Island. Abbiamo visto portare quella donna con la sciarpa laggiù. Un tale Stan mi ha truffato. Affari urgenti, sai. Oddio. Questo è parente di Stan. Sulla mappa devi esplorare con mouse per vedere punti di interesse. Esploriamo col mouse. Allora. La fortezza. Questa è la fortezza che mi dicevi prima. Prendo una corda. Prendo un cannocchiale. Io ho preso. Devo fare alcune cose a casa, come dico sempre. Grazie mille dopo. Se sei ancora qua, saremo presenti. Un abbraccio. Ciao Rodrigo! No. Non mi fa andare oltre, però ho preso cose. Non ho la voce spingi. Vabbè, comunque faccio apri. C'è una lente dentro. Ma questi miei piedi sembreranno più grandi. Faccio tira. No. Capito? Manco solo per 5 minuti. Qualcuno entra qui dentro e butta la polvere da sparo su tutto il pavimento. Sono sicuro che si tratti di una coincidenza. Che sia qui ficcando il naso subito dopo che qualche sconosciuto ha sporcato il mio bel pavimento pulito.
Allora, io faccio prendi palla di cannone. Preso tutto. Non ancora. Ok, palla di cannone. Prendi polvere da sparo. Ecco, beh, io certe cose non le vedo nemmeno. Poi cosa c'ho qua? Ah no, ci sono gli appunti. Vado a visitare altre zone, vado a visitare a questo punto, perché qua mi si è ancora raccolto tutto, a meno che non devo usare di nuovo il cannone. Solo che mi mancherebbe il fuoco comunque. Allora, nella mappa bisogna guardare i punti precisi, mi hai detto. Destra verso biforcazione fiume. Andiamo più o meno qua, andiamo. Cerchiamo l'avvoltoio. Nulla. Ah, è proprio una voce sulla mappa. Ok, allora la cerco. Va con il disagio. Biforcazione del fiume. Allora, qua c'è un altro coso. Allora, i cannibali di Monkey Island. Non me ne frega niente se pregate davanti all'idolo sacro della scimmia che mi funge da casa e da base operativa segreta. Perché se smettete di lasciare i vostri sporchi sacrifici sulla mia porta, un'altra cosa, per piacere, non entrate nella testa della scimmia. Ok. Spostate all'inizio della mappa. Ah, ok. Quindi devo andare tutta un'altra parte. Polvere da sparo su diga ed usa lente. Però aspetta, la diga. Ah, ecco. Qua c'è un punto d'appoggio. Cos'è il punto d'appoggio? Vabbè, io prendo intanto. Si prega di non muoverlo, in equilibrio precario. Allora, vai all'arte primitiva. No. Torno indietro, non ci sono problemi. Torno indietro. Vabbè, niente. Niente. Che cazzo scrive quella devastata lì? Ho sbagliato strada io. Ho sbagliato strada. Per ascoltare quella devastata lì che dice mangia la zia, abbiamo solo quella. È colpa di Alexandra. È colpa di Alexandra. Scarax, guarda che cazzo ha scritto. Dai, me ne devo andare, dai. È colpa di Alexandra, Niso. Come cazzo si torna indietro, mo? Sentiero in basso. Per il trauma delle sub anche. Ok, non sei a 7, sei appena a 3. Ma riso, ma anche pasta, niente, ti vanno tantissimo, Ale, ti vanno tantissimo. Vai alla diga. Ok, sono alla diga.
Polvere più lente più sole. Allora. Eh sì, bugiardo, cattivone, tutto quanto. Allora, polvere. Lente. E il sole dov'è? Non lo so. No. Polvere, lente. Il sole è vero. Ok. Risate, un infarto che vale 2, niente. Allora, qua abbiamo il fiume e poi c'è il laghetto. Il laghetto. Per piacere, riportaci la chiave della testa di scimmia. I cannibali. Allora, qua. Niente, c'è di nuovo lui. Torna indietro. Va bene, finisco sto dialogo e torno indietro. Tornato indietro. E il sole dove? La supposta al missile, per fortuna che tu vai in cielo. Adesso Ale, però basta, eh? Qui adesso non ti banno tantissimo. Ok, sono tornato indietro. Sono la mappa. Sali sulla roccia. Biforcazione del fiume. Quella famosa roccia dove sono andato prima, allora, qua. Il punto d'appoggio. Ok, cosa c'è qua? Arte primitiva. Roccia notevole. Questa è una pietra focaia. Ok, questa qui fa fare fuoco. Non va oltre. Non va oltre, mi dice. Provo tre volte, ma non va oltre. L'avevi mossa prima? Boh. Faccio premi? Ok, adesso faccio tira. Tira. Non va oltre. Allora bisogna fare premi, non tira. Bisogna fare premi due volte. Premi. Premi, ok, l'ho premuta due volte. Adesso ci metto sopra un peso e la faccio volare giù. Tanto torni fra un minuto, Ale. Ci metto sopra la palla di cannone? No. No, sale ancora. Quindi faccio ancora una volta premi. Ok. Mi sembra più centrata adesso. E tanto fra un minuto sei quale? Sali. Aspetta. Ah, ci devo salire io. Torno alla diga. No, aspetta, dov'era che si passava? Qua, sentiero basso. Mi dissocio su, non posso niente. Che devastata. Ritorna su. Ok, sono di nuovo su. Mi sembra che sia rimasta la posizione. A me sembra che sia rimasta, era questa la posizione. Resta a cavolo. Non è questa la sua posizione, quindi?
No. Quindi devo uscire ed entrare per vedere se va. Okay, è rimasta stavolta Scarax, è rimasta in questa posizione. Sono uscito e rientrato. Però è rimasta. È così adesso. Sono uscito e rientrato ed è rimasta la stessa posizione. Serve una posizione perfetta, però non sappiamo qual è, cioè te lo dice? Ok. Io non so quale sia questa posizione perfetta, però. Bisognava tirare due volte. Non lo so, Scarax. Ok, guarda. Intanto guardo, sistemo una cosa qui. Tanto io controllo robe, mangio caramellina. Sì, tu cerca, io sto guardando, sistemo robe di stream. Allora, ok. Stiamo guardando, cioè Scarx sta guardando qual è la posizione giusta di questo coso, che suppongo sia da lanciare da qualche parte poi nella mappa. Dammi alcuni appunti intanto. Ah, ok, se sono quelli che ho già fatto. Mi sa che li devi recuperare tutti gli appunti. Tanti anni fa giocavo a questo bel gioco, poi si è rotto, non l'ho più trovato per PC purtroppo. Ciao Revan. Oppure assaggia a me se ti va. Cazzo se mi va, boffino. Cazzo se mi va. Ma quella lì che hai detto maggiorata, l'amica di tua moglie, come si è messi, boff? È area agibile oppure dobbiamo ancora fare un passo indietro perché sono pericolose? Tiro ancora. Allora, tira. Ok. Ho tirato. Not Lord, te un shoutino a Lord per augurargli la buonanotte, per favore, se potete, se no faccio io. Ora vado su nel senso che salgo, agli appoggi per i piedi, mi devo buttare io da sopra. C'è un mucchio di pietre, ce n'è una da lanciare, spingi. Non sono sposato, vabbè, la tua compagna mi pare appropriato come nome. È giusto la tua compagna, no? Mi pare giusto, mi pare. Quella, faccio tipo spingi. Credo che abbia colpito quel grande albero di banane sulla spiaggia. Le probabilità di tale impresa sono veramente minime. Quindi adesso devo andare a prendere banane e a darle alle scimmie, che hai detto che ce ne vogliono tante, hai detto. Sentiero in basso. Aspetta, però c'è un biglietto lì. Muovi questo oggetto pericoloso, Lemonade, lanciate una pecora dalla sua. Ok. Allora, adesso faccio. Sentiero in basso.
Tranquillo che poi chiedo, ma non è questa la strada giusta, troppi pericoli. Prima la salvaguardia, boff. Prima la salvaguardia, poi la gnagna. Bisogna essere giusti, bisogna essere... Prima la salvagnagna, insomma. Allora, adesso faccio, quindi vai nel sentiero della giungla e torno alla prima spiaggia. Adesso ci sono delle banane che prendo. Poi, no, barca remi non mi serve. A parte un fruttivendolo, un ristorante, non so dove potresti trovare moltissime banane. Ma tecnicamente qua ci sono gli alberi. Il laghetto era dopo il fiume, era... Ok, laghetto. Intanto esamino questo qua che non l'ho calcolato prima. Sembra una corda per saltare. Ho preso un'altra corda. Poi cosa c'è qua? No, ho sbagliato. Incazzare, stai buono. Rieccomi. No, volevo fare esamina uomo malconcio, volevo fare. Non sembra a posto, va bene. Ora su al crepaccio. Ah, ma non in questa zona, qua dovevo solo prendere la corda, quindi. Devo prenderla prima. Sud. Al crepaccio. No, zona disboscata non è. Cerchiamo sto crepaccio. La scimmia. Avvoltoio. Sempre inizio mappa sud. Questo è il sud, scusa. Crepaccio. Allora, sono nel crepaccio. Cosa dice? Qua volo giù, volo. Facciamo una cosa, scusa. A parte che un po' che non lo faccio. Andiamo sul sicuro, andiamo. Facciamo un save. Non ho capito se mi posso muovere o meno. Riesco ad arrivarci da qui con la corda. Lo stavo per dire. Allora, qua c'è un albero, quindi posso fare usa corda, con corda la unisco, no? Non ti incazzare. Usa corda con albero. Non è abbastanza lunga da arrivare in fondo. Ok. Poi tronco robusto, quindi faccio usa corda tronco robusto. Adesso dovrei arrivarci. Ok, mi fa paura. Ah, non vado oltre. Adesso devo andare alla barchetta, quella lì. Ciao Francesco! Devo andare alla barchetta, devo andare a usare i remi lì. C'era una barchetta qua, se non erro. Eccola qui. Faccio usa remi. Con barca remi. Posso farlo andare. Con questi remi. Guarda Dibba, stai buono!
con la barchetta e fare tutto il giro fino a nord isola. Quindi senza la barchetta non ci sarei mai arrivato. Dai calmo, Dibba. Dai calmissimo. Là, qua ci sono dei punti strategici da toccare. Mangiati una caramella che è lunga. Mangi una caramella. Non ho capito in che punto devo andare, però. Non conosco sto gioco. È la prima volta che lo faccio pure io. Ma non è che devo andare qua al centro, scusa, Scarax? Perdonami, ora che ho la barca. Non è che devo passare per il fiume e andare al centro? Io non so dove sto andando. Ma non è vero che sono insaziabile, sono sazzissimo. Nord, andiamo. Sì, sì, io ti seguo, Scarax. Sto andando a nord. Vai, vai, io vado a nord. Devo trovare una spiaggia, quindi. C'è una spiaggia lì, quindi devo fare tutto il giro per trovare la spiaggia e attraccare. Non vi riporterò la chiave se prima non mi ridate il mio raccogli banane. Va bene. Allora abbiamo un villaggio. Abbiamo solo un villaggio, abbiamo. Cosa c'hai, Ale? Cosa c'hai? Cosa c'hai? Cosa c'hai che piange come puccettone? Cosa c'hai? Che succede? Dimmi tutto. Vuoi sparare un'altra delle tue battutacce? Vuoi sparare così ti riprendi? Non ce la fai a dormire? Vediamo cosa c'è qua giù intanto, che non lo so. Ah, tutto il giro, ecco perché. Va bene. Lo so, fanciulla, lo so. Lo so. Se vuoi addormentarti, conta tutte le volte in cui hai fatto azioni da disagiata. Sono nel villaggio, l'unico punto attraccabile, fra l'altro. Ci sono capanne da visitare e cose da raccogliere, immagino. Capanna vuota. Questa è veramente vuota, non ti incazzare. C'è un'altra capanna. Ci sarà una capanna che ha qualcosa? Lì c'è un coso. Capanna più vuota che abbia mai visto. Puccettone che fine ha fatto? È quasi sempre da Matteo HS. Scommetto che se cercassi la parola... Ok, allora questo è un coso. C'è della frutta. Appunto. Dovevi prima prendere le banane... Ma le ho due banane. Ce l'ho già, Scarax. Le ho già prese. Non bastano due? Altre? Quindi cosa devo fare? Mi hai detto te di prendere la barca e di andare qua e sono venuto. Aspetta nella cesta. Saranno troppo matura tranne quelle belle banane succulente. Le prendo. Le ho prese. Ok, ho preso delle banane. Non so chi sia questo Matteo, uno dei più famosi in Italia.
Grande testa di pietra. Ok, potrebbe essere una trappola. Scappa? Scappiamo. Perché io ho rubato le banane. E per caso una banana in tasca oppure sei solo contento di vederci? Niente. Questa battuta è stata usata miliardi di volte. Allora, cos'hai da dire in tua difesa? Non mangiarmi. Sono un temibile pirata. Non mangiarmi, ti darò qualsiasi cosa. Mangiami, cosa vuoi che mi importi? Cosa c'è? Credo di te, una scimmia a tre teste. Scimmia a tre teste. Niente, ci ho provato. A meno che se tu avessi qualche tipo di offerta, qualcosa potremmo offrire alla grande scimmia. Forse ci potrà convincere a non farti arrosto. Quindi gli do tutte le banane a questi qua, gli do. Uga Uga, sai che c'è un gioco che si chiama così, Ale? Per Dreamcast? Vabbè, faccio dai. Dai la banana ai cannibali. No. Cosa gli posso dare? Dobbiamo prima col dietologo del villaggio. Vieni, ti faremo vedere la capanna degli ospiti. Ah, è una scena... Ok. È una scena normale. Però le banane mi sono rimaste. Allora, prendi e raccogli banane. Legame con ossa. No. Prendo l'appunto, sì. Dobbiamo protestare per l'acquisizione della mostra. Ok, ci rendiamo conto che presenta un pericolo per te e tutto l'equipaggio. Ma questo è un furto. I cannibali di Monkey Island. E quella rimanda la rispondo sempre tutte e due. Ma prendo il teschio. Io sto prendendo tutto. Vai alle liane. Non posso fare prendi le liane. No. Non credo che impiccarmi sia la soluzione. Niente. Paura a chiedere dove se l'è messo. Ecco. Poi abbiamo una finestra e altre liane. Quindi io devo trovare il modo per scappare, immagino. Devo trovare il modo per spostare l'asse sul pavimento. Dov'era il teschio? Il teschio è qui. Tavola lenta. Faccio... Apri. Potrei passare per quel buco, ma non credo che entrerà questo raccogli banane. Continua pure, le pasticche non vanno, le cucine non vanno, io vado. Quindi è colpa di Rogerino, ovvio. Sempre colpa mia. Ma noi siamo cannibali per Diana. Anche i cannibali, come tutti gli altri, devono stare attenti ai grassi saturi, niente. Barchetta e scappo. E raccogli banane non lo devo prendere? Niente raccogli banane? Mi serviva solo rubare le banane da dare alla scimmia? Boh, me ne vado. Faccio un'altra spiaggia però. E qui c'è un altro coso, mi sa. Sarà tipo un villaggio, un'altra roba. Ora attenzione. Ok, intanto prendo quella bottiglia. Un messaggio dentro, un appunto. Casa contro la tribù cannibale. Penso che qui abbiamo una causa. Probabilmente possiamo chiedere i danni per le turbe emotive, possibilmente anche i danni punitivi. Va bene. Ora attenzione, io ci sono. Sembra legalese. Vediamo un po' cosa c'è qui in mappa. Allora, io qua in mappa ho degli avvoltoi e c'ho una zona disboscata. Forse devo prendere altre banane qua nella zona disboscata.
prego dimmi che non stai ancora litigando a colpi di spada per là. Se vuoi una battuta vincente al primo affondo, digli: non sapete quale è come per un pirata avere un figlio con tesoro. Madonna, Wolf, Madonna. Tanto mando un messaggio. Ok. Dovresti vedere un puntino grigio che è la scimmia. Però qua c'è questa zona disboscata, non è che devo prendere altre banane da qui. Ranno arachiri. No, comunque quella lì dei pirati l'ho superata, quella zona. Allora, io la scimmia mi ricordo che è tutta qua a sinistra, la scimmia. Però se dici che c'è un puntino grigio che è la scimmia. Ciao Glitch, vai a sud. Ma questa zona disboscata non devo andarci, non devo raccogliere qualcosa? Te lo chiedo perché visto che sono qua. Sì, la scimmia me la ricordo dov'era. La scimmia me la ricordo dov'era. E qui, è questa qui. Dove gli... Comunque una banana gliel'ho già data, quella lì. Non so se ti ricordi all'inizio. È la banana che ho trovato in zona. Ok, andiamo nella giungla. La scimmia. Allora, diamogli la banana. Poi banana. Questo è il primo Monkey Island, esatto. Banana. Banana. Come no, cosa hai fatto? Mi hai detto che gliele dovevo dare prima. Devo ricaricare? La prima banana che gli ho dato, gli hai detto. La prima banana che gli ho dato, mi hai detto vai tranquillo che tanto gliene devi dare altre. Mi segue. Me la devo portare appresso? Sì, mi sta seguendo. Zona disboscata. No, non mi segue più. No, aspetta. Andiamo alla spiaggia, andiamo qua. No, non mi segue però adesso. Va a prendere la barca ad andare. Io la vedo che è rimasta lì. No, non c'è, non mi ha seguito. Non mi ha seguito. Non è che devo tipo parlarci prima? Prova a parlarci magari, a dirgli vieni, prendi qualcosa. Riesce ad andare scimmia a lasciare la barca est. Un attimino. Io prima cosa vado dalla scimmia.
prima cosa. No, perché? Ho cliccato la scimmia, ho cliccato. Allora, se faccio così mi segue. Forse non devo andare in barca. No, Thimbleweed Park è nuovo. Si ispira a questi giochi, ma è nuovo. Non ci vai. Però vedi, la scimmia mi segue, ma in barca non mi segue. In barca, va bene. Non mi segue la scimmia al di fuori di qua. No, barca. Se vado in barca non mi segue, Scarax. Guarda, andiamo alla barca. Barca con Remy. Vediamo se costeggiando mi segue. Non in barca, a piedi. Te l'ho detto prima, no barca, e tu mi dicevi barca. Bisogna andare a piedi allora. Vediamo se va un po' più veloce, però magari dando due colpettini di... Però mi segue la scimmia. Ok, piano ma mi segue. No, qua ci sono solo cadaveri, peschi e robe. Poi, qua cosa c'è? C'è un palo totem e c'è un palo totem. Conosci altri canali che portano retro gaming? Basta che cerchi nella sezione retro. Comunque puoi seguire Scarax, puoi seguire. Te lo porta spesso. Puoi seguire Emulare che passione. Primi due che mi vengono in mente. Palo totem, io non so cosa sia, lo esamino intanto. L'artista che ha inciso il suo nome. Ok, poi qua pietre da raccogliere, non c'è nulla. Si apre questo qua. Non è servito a nulla. Palo totem. Palo totem. Naso. Mamma mia, è dei punti precisissimi, eh. Pezzo di nerd, sì. Qua, pezzo. Poi vai all'idolo, piccolo idolo insignificante, vai, oddio, ma io avevo un idolo tra le mani? No, niente. Troppo pesante da prendere in su. Ok, ho preso un idolo insignificante. E questi qua sono tutti idoli normali. Quindi adesso con questo idolo devo tornare dai cannibali per darglielo in cambio e non farmi mangiare. Ok, la scimmia rimane lì. Allora, adesso posso prendere la barca, perché tanto a piedi non ci arrivo. Tornare al villaggio, quello di prima, dei cannibali. Quando mi diranno se ho qualcosa da dargli in cambio, gli do quell'idolo insignificante. Un
Ok. Basta appunti. Ok. Andiamo alla barca. E torniamo lì. Sarà piccolo, ma quello che ho detto ieri, cioè sto gioco qua ti durava un mese, ti durava se non avevi una cazzo di guida di una rivista. No, non la voglio una barzelletta, gioia, però se proprio sei così triste, falla, che ti devo dire. Gioco qua, se ce l'avevi senza guide, senza esagerare, un mese ti durava, ma senza esagerare, eh. A me è durato anni, ne parlavo con amici e proseguivo. Vabbè, però c'era da dire che anche nel periodo di Monkey Island di giochi non ne uscivano così tanti come oggi. Cioè, ne uscivano molto pochi, ne uscivano. Le riviste però, se ti perdevi ad esempio un numero, eri fregato, eri. Non avevo niente io, tu Gas sei hardcore. No, io non avendo mai avuto Amiga e PC. Devo ritornarmene io direttamente in cella? Ah no, eccoli, ok. Niente quella lì. Ti darò qualsiasi cosa. Fatto da Lemonade, proprio con uno dei miei. Dovremmo portarlo alla grande scimmia, sono d'accordo. Se mai tu avessi bisogno di qualcosa su Monkey Island, vieni a trovarci. Ok. Adesso posso prendere questo raccogli banane e posso uscire dalla porta principale con i raccogli banane. E salvo. Ma il salvataggio su Amiga com'era? Era sempre così, con un menu simile? Devo darglielo a lui, raccogli banane? Tutto quello che voglio è il mio raccogli banane, quindi glielo devo dare a lui. Facciamo, dai. Può riportare questa chiave della testa di scimmia agli indigeni. Testa della chiave di scimmia. Sembra contofiocchi gigante. Quindi questa testona qua. Mi pare F5. Dato che sono triste, dirò una barzelletta brutta, come se le altre fossero belle. Usa. No. Nel naso, negli occhi. Può prescrivere un sonnino per mia suocera? Sua suocera soffre di insonnia? No, mia suocera notte dorme insonnia in fila per il giorno. Esci dal villaggio e rientra. Tanto ho salvato prima. Villaggio. Ci sarebbe qualcosa. Sto cercando una persona. Sapete governare una nave? Denaro, voglio denaro. Gli dico che sto cercando una persona. Può
Ma stai insinuando niente, Ale? Quelli che cerco non sono viventi, non sono civilizzati. 30 tizi morti e una donna. Proprio quelli. Allora, hai visto il pirata fantasma di Chuck e il suo equipaggio cadaverico? Sono mesi che quei farabutti girano svolazzando in giro con quella loro nave fantasma da far rebrividire. Prepariamo la nostra formula standard esorcistica e via. I fogli che riguardano la navigazione dovrebbero darti una cosa. Ah, quella chiave lì che c'ho già, ok. L'ingrediente principale della pozione è una radice molto rara, infatti ne esiste solo una. Ne usiamo solo un pochino alla volta. Le Chuck l'ha rubata tutta. Non dovresti farcela nel catacombe senza... niente. Il mio spedaletto l'ha messo in crisi. Strumento per la navigazione, una testa. Una volta apparteneva al navigatore. È il teschio che ho preso? Un'altra cosa voodoo. Intanto gli devo dare volantino, foglio, dépliant. I dettagli, i cosi sulla navigazione gli devo dare. Non è questo. Come cavarsene nella caccia al tesoro. Come riuscire nella navigazione. Potremmo dargli la nostra testa per procurarcene una nuova. Questa è la stessa testa che c'è in Thimbleweed Park. Questa è la stessa testa che ho raccolto in Thimbleweed Park. È questa. È questa qui. Segui il suo naso e gli ti conterrà a nascondere le Chuck nelle catacombe. Poi prendi la radice delle Chuck e torna qui. Ok. Allora, loro non mi devono dare più niente. Torna alla statua della scimmia. Ah, la cosa disboscata. Ok. La zona disboscata. Allora, quindi posso fare USA. No. No, non si usa qua. Devo combinarla con qualcosa? Che teschio carino, niente. Testa di scimmia gigante.
Quindi devo fare questo con questo. No, non ho capito. La mela dell'Eden nel tuo inventario, da dove l'hai vista? È una palla di cannone. Oddio, cos'è? La chiave col teschio uso? Come prima che hai preso idoli visuali vicino. Ci sarà un buco? Non c'è un posto per ficcarla. Adesso mi dà l'orecchio gigante. Era un cotton fioc, a dire il vero, Wolf. Era proprio un cotton fioc. Enorme, ma era un cotton fioc. Scarac, quanto manca alla fine del gioco? Giusto per regolarmi. Ora salva. C'è ancora un pezzone enorme da fare? Ciao Nori. Oppure più o meno ci siamo. Allora. Andiamo. 40 minuti. Vabbè. Ci proviamo. Allora, vai al naso grande. Lo prendo? Non riesco, preferisco non toccare. Non andare, fermo. Sono fermo, Scarax. Guarda, mi bevo un po' d'acqua e tu mi dici cosa devo fare. E mando anche un messaggio. Carica salvataggio. Io ho salvato quando me l'hai detto te, Scarax. Sono appena sceso da quel tronco. Ok, ho fatto usa testa. Devo viaggiare con la testa fra le mani? La testa mi indicherà dove andare, credo. Fermo. Sono fermo. Testa si volta e ti dice la direzione. Però qua tanto comunque l'unico pezzo di scheda disponibile è questo. Non mi fa andare da nessun'altra parte. Credo che voglia che io vada a destra. Andiamo a destra. Abbastanza. Ah,
Proviamo ad andare di qua, anche perché è l'unica strada disponibile. No, mi dice di andare a sinistra. 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 Destra. Broken Sword 2, mamma mia. Il 2 non l'ho mai fatto, mi sa, l'1 l'ho fatto. Mi dice sinistra, mi dice. Inizia a non seguirlo più sta mappa. Indietro. Allora qua devo andare. No, mi dice destra. Quindi faccio uso alla caverna. Sinistra. Faccio su. E ci sono già passato qua, fra l'altro. Sinistra. Mi dice sinistra, mi dice. Inizia già a farmi sclerare, di nuovo. Destra. Sinistra. Ci inizia a non capirci già più un cazzo io, eh. Mi dice destra. Mi dice destra. Passo giù e poi a destra passo. Perché non vedo altra alternativa, non vedo. Ah, ok. Queste qua le devo prendere, fra l'altro. No, preferisco non toccare. Vediamo cosa mi dice. Sinistra. Devi tornare indietro. Indietro dove? Da dove eri entrato? Ragazzi, io non lo capisco sto gioco. Voi sapete dirmi dove bisogna andare. Io no. Faccio un altro salvataggio però. Un attimino cosa è sminchiato. Ok. Allora adesso una birra da darmi. No. Devo dirgli altre cose, devo dirgli. Ora parla con la testa e convincili a dargli la collana, altrimenti i pirati non ti fanno passare. Posso avere quella collana per piacere? Prego, prego, quanto vuoi non la puoi bere. Forse me la prendo e basta. Forse non dovresti. Lo minaccio a sto punto. Hai bisogno di me per poter uscire da qui. Se volessi potrei abbandonarti qui per sempre. Ti supplico. No. Fai il bullo come sei abituato e prendila, niente. Ancora fissato che sono un bullo, quello lì. Lui ha le manone, mi minaccia con le manone, ma il bullo sono io.
Ok, me l'ha data quindi. Faccio fare USA. Sì, cosa? Sì, cosa? Culonissima, sì, cosa? Indossala. Ah, credevo che intendevi bullo. Vedi, ormai sono così abituato che mi attaccate. Mi sento strano, che rispondo male. Perché non l'hai indossata? Ho fatto USA. Ah, sono invisibile ora. Sarà meglio non disturbarlo. Quindi qua devo preparare l'intruglio per sciogliere il coso. Cane fantasma. Basta che tu sei se stesso e ottieni le cose. Ti banno, Pilo. Vedi come sono me stesso poi. Io ti banno e poi sono me stesso. Ok. Devo prendere la chiave? No. Deve essere il vento. Ok, me ne posso andare di qua oppure devo ancora guardare il baule? No, me ne posso andare. Esamina la chiave, faccio apri la porta, però se non l'apre uso la chiave. Questa chiave non entra qui, scendi giù, perché ci sono dei pirati messicani, perché sono immigrati, ecco perché. Equipaggio fantasma che dorme. No, usa la chiave. No, credo che si usasse qua, niente. Non mi sembra aggressivo come persona Roger, ma lo so, glitch, è qua che si sono inventati che sono cattivo e tremendo e che li bullizzo e subiscono le angherie. Non considerar l'ora e vai avanti. Quindi qua c'ho una scala. Ora voglio il guacamole. Un po' tutti lo vorremmo del guacamole. No, allora c'è un passaggio. Pollo fantasma. Madonna che suoni digitalizzati. Cioè se non respiri 8 bit qui non lo respiri da nessuna parte. Vai al portello. Ciao Wolfen. Allora, parte opposta, prendi piuma. È vero che l'avocado fa bene alle vene? Non ne ho idea. Pollo fantasma. Piuma fantasma. Ho preso la piuma fantasma. Pulisce il grasso depositato. Non ho idea. Poi cassa risplendente. Grazie Wolfen. Speciale. Posso piede di quello che dorme, gli faccio il solletico con la piuma. Usa piuma. Ancora una volta. Ok, questi sono gli ingredienti per fare quell'intruglio lì, che per sciogliere il coso, il fantasma. Gangore cannoli, carino. Carino quel gioco.
Pollo fantasma. Qua c'è un portello e qua c'è una cassa risplendente. Questo è il famoso grog. Torna polli, usa chiave. Usa chiave nella cassa splendente. Questa chiave non serve qui. Nel portello. Ok, prendi il piatto. Non posso prendere il piatto. Tutto sbavato dai topi. Topo. Grasso per cucinare. No. Ti saluto, ti mando un abbraccio perché sto crollando da sonno. Boffino, grazie davvero. Grazie, grazie, grazie davvero. E buonanotte. E appena finisco Monkey Island o l'altro iniziamo Zelda. Dimmi solo se sei più disponibile di sera o di pomeriggio, perché così decido quando iniziarlo. Che almeno questo mi sembra il minimo. Preferisci di sera che lo inizio Zelda? Usa qualcosa per raccogliere il grasso per cucinare. Allora, il boccale di grog è pieno. Eh no, questo qua mi serve pieno, mi sa. Riempi il piatto con grog. Ok. Se io faccio usa il piatto. Ok. È steso il topo, quindi posso passare a prendere. Quindi Boffino, dimmi te, preferisci di sera Zelda? Se sei ancora qua fra noi. Così almeno lo so. E se è non l'inizio di pomeriggio. Cosa abbiamo qua? Posso fare prendi adesso? No. Prendi grasso. Allora faccio prendi grasso per cucinare. L'ho preso. Quando vuoi Roger, per una sera ho più tempo. Ma no, no, Baffino, ci mancherebbe. Link to the Past, lo facciamo di sera allora, boff. Lo facciamo di sera, anche perché c'hai i filmati e quelle cose lì. E quindi è meglio guardarlo dall'inizio. A Link to the Past, una versione particolare con i filmati full motion video e la musica rifatta. Allora, questi sono gli ingredienti, cioè bisogna preparare quell'intruglio. Ok, così non mi sentono. Quindi si passa di qua. GG per te e grazie ancora, boff, davvero. Ti bacio. Ti bacio tantissimo e buonanotte. Usa il grasso. È una porta che cigola. Notte, boffino. Adesso posso fare apri. Guardia fantasma. Attrezzi fantasma. Altra roba per l'inventario. Ho preso delle cose, ho preso. Allora, qua adesso devo aprire sta porta, ma devo far andare via lui. Attrezzi fantasma. Alla porta. Esco. Ok, è già aperta. Cioè, il fuoco non si può toccare. Se faccio vai alla cella. Cassa splendente nella stiva, l'apro con gli attrezzi. Ok, c'ero arrivato. Questo dovrebbe andare. Ok, faccio prendi. No. Prenderò questa vecchia radice e me la svignerò. Ok. Ho tutti gli ingredienti per fare quell'intruglio lì, mi sembra. Quindi prima devo preparare l'intruglio in qualche modo. Mi faccio preparare quell'intruglio lì.
E poi ritorno qui, glielo verso, posso usare la chiave e farmi e liberare, insomma, il governatore. Però adesso io devo tornare indietro. Posso usarla comunque la testa, sì. Era meglio rimettere come l'avevano messa gli indigeni. Ok. Molto più easy. Però faccio una cosa. Faccio un save. Ok. Una lunga camminata, una breve remata ed una piccola escursione più tardi. Manca poco. Vabbè, che è l'una e mezza. Dai, tiriamo un po' più lungo stanotte. Guarda, non sta scherzando. Eccola, dopo tutto. Adesso loro mi preparano quella cosa lì per uccidere le Chuck, quindi... Scimmia tre teste. Ok. Una spruzzata di quella robaccia, l'ectoplasma è fatto. E se ne rimane, è una delizia servita con un po' di gelato alla crema. Percorso a tutta velocità. Ok, almeno queste scene qua sono tagliate. Non lo so di che anno è, a dire il vero. Posso dirti dove sono gli altri? Prometto. Sono tutti andati al matrimonio. Quale matrimonio? Le Chuck si sta sposando il governatore dell'isola di Melì. Cosa? C'è una bella chiesa sull'isola di Melì. Sono diretti là. Ok. Novanta. Quindi adesso vado nella famosa chiesa che è vicino. Come si chiama? Perché i ragazzi sono così infuriati? Va bene, niente. Io faccio salva. Non si sa mai. Usa pozione con tutti i fantasmi che becchi. La chiesa è dall'altra parte, quindi la chiesa è quella lì vicino dove c'era la prigione. Ok. Parti senza musica mi tediano di brutto, ma fa niente. Vai all'arco. Sono venuto per impedirti di sposare il governatore, per piacere non ammazzarmi. Fa piacere che tu sia venuto a salvarmi, veramente non era necessario, avevo tutto sotto controllo, era un piano suo? Una scimmia. È una scimmia. Ma
La parodia di Monkey Island fa troppo ridere. Poi magari la cerco. Secondo me è una scelta quella di non mettere un SD su alcune parti del gioco. O forse dei limiti di memoria del tempo anche, eh? Era una cosa abbastanza nota. Tappata ci sarà un po' di polvere. Beef. Poi posso venderla per farti un buon prezzo, niente. Dal pugno anche a lui lo manda via. Ok. Appena appaio. GG! Il replay, perché c'è il replay? Sai, le Chuck era un verme viscido, odioso, perverso, antipatico, ma gli devo concedere una cosa. Sembra così bello mentre esplode sotto le stelle. È molto romantico. Ti posso offrire una birra di radice? Niente. Che non sia partito senza di me. Come affrontare la frustrazione, la delusione e il cinismo irritante? Non è la grandezza della nave? Non pagare mai più di 7.900 lire un computer game. E non so perché l'ho detto. Ok. I did it. Onestamente, non lo so, non lo so. Non lo so, a quando due amai probabilmente, gas amai. Mi sono un attimino impuntato solo per finire questo. Vive quell'attimo di aver finito un gioco, a dire il vero no. A dire il vero no.
A dire il vero non vivo nessun attimo. Il 2 è più complesso. Il 2 è molto meglio. Onestamente non me la sento di affrontarlo a breve periodo, mettiamola così. Forse ci darò un'occasione, ma non me la sento di affrontarlo così a breve periodo. La stessa faccia mia quando ho finito Grim Fandango. Schifato tutto il tempo, finito, non mi ha lasciato nulla, sono la frustrazione. Io Grim Fandango l'ho adorato. Sì, sì, lo so. Spengo il computer e vado a dormire. Finisce così. Sta frase famosa è apparsa in tantissimi meme. Io Grim Fandango l'ho adorato perché ha una trama molto figa, il personaggio è molto carismatico e come gameplay mi è anche piaciuto, perché comunque gli enigmi sono dritti e non devi perdere tempo con robe, con cose. Calavera è fantastico. Comunque il 2 e il 3 ce li ho. Sono qua. Benny per me è il number one. A parte che però lo dico... Oh, niente. Scusate, no, io voto Full Throttle, però. Sono rimasta 40 minuti per capire come piazzare quel futuro. Ok, perfetto, però... Ripeto, la trama è lineare, non è come qua che mi ha fatto perdere tempo a rifare la stessa cosa 20 minuti a farmi perdere tempo. Ma sì, è una questione... un po' affettiva anche, Scarax. Full Throttle l'ho adorato, The Dig bellissimo... Discord l'ho fatto su Saturn, Discord 2 mai, Full Throttle solo l'inizio, vale tutto il gioco. Indiana Jones mai fatti, Loom, quello della musica nemmeno, Maniac Mansion no, vorrei fare Day of Tentacle, anche Day of Tentacle mi manca, Monkey Island 2, Sam & Max l'avevo già fatto al tempo, bello, mi è piaciuto, e poi c'è Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island, il 4 mi hanno detto che fa proprio cagare invece di Monkey Island, quello per PS2, hanno detto che è davvero... un qualcosa di pessimo che lo si può tranquillamente tralasciare. E... Day of Tentacle anche vorrei fare prima o poi, che quello non l'ho fatto. Sì sì, quello là, quello là. Sì, il 4 mi ha detto di Monkey che fa veramente cagarissimo, senza se e senza ma. Mi hanno detto tutti quanti che fa cagarissimo, senza se e senza ma proprio. Il 4 metti... me l'hanno detto tutti, Wolfen. Me l'hanno detto tutti che proprio non ne vale assolutamente la pena di giocarci. Poi ci sono i 5 capitoli. Vabbè, quelli là stile Telltale mi piacciono, devo dire. I giochi della Telltale li ho fatti. Ritorno al futuro l'ho adorato. I giochi della Telltale li ho fatti. Comunque, prossimo Zelda Link to the Past nella versione con i full motion video e con la musica rifatta, però. La versione figherrima. E in italiano anche. E... allora io faccio partire i ringraziamenti, che stasera sono tanti. Seven Max l'ho adorato, si fa pure il 2 domani, ti banno Piro, domani si inizia Zelda di sera, nel pomeriggio facciamo solo Maple Story, così ne porto avanti uno alla volta, magari faccio un qualcosina di guida prima, di arcade come il mio solito, poi Maple Story. Allora, le sub per Cruciani, Pivish, Jack, Pio, Sirgei, Daniele, Loreto, Jenny, pure la mio bot gliela regalata, e a Wonderboy, regalate dal buon Boff. I follower, Scrippato, Rock e Pollettino Sexy, bits di Boff e di Nerd e di Pezzo. Noi adesso andiamo a fare un ride, andiamo da Chef che è da solo. Andiamo quindi a fargli un po' di compagnia, chi non l'ha fatto gli lasci il follow a Chef. Noi ci vediamo domani pomeriggio, continuiamo Maple Story, magari facciamo qualcosina... anche prima di prettamente arcade, di sera invece iniziamo Zelda Link to the Past nella versione molto 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 figa, quindi con i filmati full motion video, con tutto insomma, con la musica e tutto quanto. Faccio partire il raidino, io già dormo. Grazie davvero a tutti, grazie in particolar modo ovviamente a Boff, non potrei dire diversamente. Quindi domani 15:30 Maple Story e domani sera invece Zelda Link to the Past per Super Nintendo versione figherrima con i filmati e tutto quanto. Grazie a tutti davvero.
Gas, sì, se ci sei domani sera, perché io l'ho già finito, Link to the Past, ma qualcosa me la scordo di sicuro. E si useranno tantissimi save state. Grazie a tutti. Buonanotte. Ciao, domani pomeriggio, 15:30.